Valentina, da dove partiamo? Ma dove vuoi? Io quasi quasi terminerei con l'asterace. Tu che dici? Oppure Va bene, va bene, va bene, vuoi andare tu con le tre piantagini? va bene. Come preferisci? In realtà possiamo fare anche l'asterace, vado direttamente con la... Posso andare io con la calendula o se vuoi andare tu con il tigris? Vuoi? No, per me è indifferentissimamente indifferente. Finiamo con le asteracee gialle. Vai, vai, vai di calendula. Vado di calendula, va bene. Allora, come dicevamo, calendula, perciò finiamo le asteracee, anche se è un po' diversa da quelle che abbiamo visto l'altro giorno, quindi è un po' più riconoscibile, poi è un po' più nota. Allora, asterace è sempre per il fiore, come abbiamo visto, è una delle caratteristiche. E oltre ad essere appunto gialle, vediamo che appunto il capolino ha questa forma più o meno stellata circa, o comunque a sole, che è abbastanza comune a tutte. Qua possiamo vederlo un po' più definito rispetto magari al tarassaco, in cui non si vede la parte interna e poi appunto la corolla proprio intorno. E quella di cui parliamo, la Calendula arvensis, non è l'officinalis. L'officinalis è quella che siamo abituati a vedere arancione, con un capolino molto più grande, mentre invece questa è l'arvensis, che è la Calendula selvatica, che ha anche Valentina ovunque a quanto pare, mentre io mi danno con la mia officinalis, che cresce un anno sì, un anno no. L'arvensis è molto diffusa soprattutto centro-sud, mentre invece al nord fa un po' più fatica, soprattutto a metri, quindi non è fondamentalmente collinare. Tende a fare, come vedete in questa foto qui, tende a fare delle distese delle macchie, cioè gregaria. Aspettate che recupero la pagina della calendula, così ce l'ho davanti. Allora, dicevamo appunto l'officinalis è quella classica che vedete tanto anche nelle preparazioni, però anche l'arvensis è usata tranquillamente. La differenza è che tende a essere un pochino più piccola e il colore è più sul giallo invece che sull'arancio. Mentre invece nell'officinalis abbiamo anche tutte le varietà miste, perciò quelle a doppia corolla, quelle gialle, quelle bianche, quelle arancio molto forti, che sono quelle classiche calendule. È una pianta biennale, l'arvensis rimane piccola, intorno ai 20-30 centimetri, mentre invece l'officinalis tende ad essere più grande, perciò stiamo anche sui 50. E tutta la pianta è proporzionalmente più grande, quindi dal fiore alle foglie, sono queste che vedete qua, tendono a essere verde abbastanza spento, un po' pelose, e sono appunto quelle che partono dalla radice, tendono ad avere un po' il peduncolo, mentre invece più si sale, più potete vedere che abbracciano completamente il fusto, perciò senza il picciolo, parallele, quindi una di qua e una di là, non alternate. Che altro possiamo vedere? È una pianta biennale o annuale a seconda del clima in cui sta, e tende a riseminarsi da sola. I semi sono questi qua che si raccolgono in una specie di sembra quasi un globo un po' schiacciato che dopo la fioritura è formato da tutte queste piccole mezzelune, che sono queste, che sono i semi. Tendenzialmente germina piuttosto facilmente, perciò anche poi fare riseminarla nel momento in cui si raccoglie la semenza è abbastanza facile. E sia l'officinalis che l'arvensis. Tende a stare appunto nella zona dell'ulivo e della vite, quindi appunto collinare, pedicollinare, e soprattutto magari ai margini delle strade, dei vigneti, comunque in terreni tendenzialmente assolati,
Infatti è un fiore che viene associato al sole per ovvi motivi, oltre alla forma e al colore. E il nome Calendula deriva da Calende, che era, secondo i romani, il primo giorno del mese, quindi l'inizio del mese, poiché è una pianta che tende a fiorire quasi tutti i mesi per una stragrande maggioranza dell'anno. L'arvensis fiorisce più o meno da dicembre fino a giugno o prima, dipende un po' dal clima, mentre invece l'officinalis fiorisce nell'altra metà dell'anno, quindi più o meno da maggio-giugno fino a ottobre-novembre a volte, anzi a volte tende ad andare anche oltre se non gela tantissimo. Sono quei fiori che spesso si vedono anche durante tutto l'inverno. L'altra cosa, che è una delle caratteristiche, ecco, io l'arvensis non l'ho mai vista, ma ho letto che è un profumo molto forte, nel senso che si sente proprio il profumo della pianta nel momento in cui si passa in mezzo, si strofina quasi prima di appunto riconoscere il fiore, e tende ad avere appunto queste foglie che sono quasi non gellose, però appiccicose e sottili, sono di un verde un po' spento, e la pianta si può consumare tutta, tendenzialmente sia i fiori che le foglie, e i fiori hanno la caratteristica, come quella delle asteracee, di aprirsi al mattino e chiudersi alla sera. E veniva chiamata anche il barometro del contadino perché tende a chiudersi prima che faccia brutto, quindi prima che venga a piovere o così, si chiude la corolla. Quindi quando c'è il fiore si chiude la corolla. Viene usata in Oh. tutte le sue forme, nel senso che si possono già i boccioli usare come capperi sott'olio, quindi, e sono molto buoni in realtà. E ovviamente i petali come fiori eduli, e in particolare c'è questa nota per cui veniva usato come zafferano dei poveri, perché ha delle blande capacità tintorie, perciò usavano la polvere del fiore essiccato per colorare il pane o anche per colorare i tessuti. Della calendula sono molto note le proprietà lenitive, spesso si conosce per la crema alla calendula, che è una crema idratante, emolliente per le pelli arrostate, le pelli irritate, ma magari si sa di meno che appunto è possibile anche consumare le foglie, sia quelle più molto giovani in insalata che quelle più grandi in cotte, quindi come verdura cotta. E oltre, appunto, si usa molto l'oleolito per le scottature, le irritazioni, anche tutte quelle patologie della pelle che possono essere eczemi o altri tipi di pelle delicata. E è appunto legata al sole come cosa, una delle leggende è quella che, oltre che essere legata al sole, è legata anche a Afrodite, quindi anche tutta la parte di cosmetica comunque fa riferimento anche a questo aspetto un po' più venusiano. E la leggenda vuole che appunto quando Afrodite pianse la morte del suo amato Adone, le sue lacrime si fossero trasformate in calendule. È anche per questo che uno dei significati è abbastanza contrastanti, soprattutto col suo aspetto, siano quelli che l'associano alle pene d'amore e, per esempio, anche in Messico alla morte, quindi c'era questa c'è questo, questo legame. Il nome in inglese invece è Marigold, che è esattamente l'oro di Maria, tradotto, perché pare che i primi cristiani usassero adornare le statue della Vergine Maria con i fiori della calendula, e che i boccioli fossero un po' usati a modi, un
monete votive, sempre appunto su queste statue al posto delle monete, appunto. E l'unica nota è che l'olio essenziale può provocare irritazioni sulle persone più sensibili. Quindi, ecco, c'è questa cosa qua. È una pianta caratteristica soprattutto del centro-sud, quella che potete vedere più a destra è una foto di una distesa di Calendula arvensis vicino a Segesta in Sicilia. Abbiamo visto che anche con Valentina, anche nelle Marche, è piuttosto diffusa e fa anche delle distese. Ed è quindi anche è proprio una pianta spontanea, perciò magari si ha un po' l'idea di averla presente come pianta decorativa, mentre invece è una pianta che ha la sua origine sempre a livello selvatico. E un altro uso che ne viene fatto spesso e viene riportato anche spesso come nota che riguarda l'orto è appunto l'introduzione della calendula all'interno dell'orto, soprattutto in vicinanza agli ortaggi da frutto come sia pomodori che cucurbitacee, e anche brassicacee, perché sembra che i suoi essudati radicali e gli oli essenziali che ha dentro di sé tengano lontani i vermi nematodi. Comunque ha una funzione di. Atti ha la funzione di attirare gli impollinatori e di tenere lontano quelli che invece sono altri insetti o altri sì, altri insetti che magari possono essere sgraditi nell'orto. E ecco, questa era la calendula. Io ti aggiungo che proprio Vai. per riconoscerla, allora, essendo anche tipica delle colline qua da noi, quindi trovi la piantina veramente piccolina così, con le foglie basali che poi va subito a fiorire, a formare quindi i primi steli, ma in realtà può arrivare anche a un 50-60 cm, proprio per un discorso che nelle colline la competizione con la luce è un pochettino più rilevante, quindi visto che è una macchia, possiamo trovare le prime piantine piccole e le ultime veramente più allungate. Per l'aroma ti confermo quello che dici, ma non tutti i giorni, o meglio, non a tutte le ore, quindi dipende anche molto dall'influsso solare quando è aromatizzata, un po' come le nostre aromatiche che si raccolgono nei momenti più indicati per il loro aroma quando lo sprigionano. Balsamici. Balsamici, grazie, è proprio così. E le foglioline sono proprio argentee, cioè quasi argente, un po' come la Reicardia, la caccialepre, che si riconosce nella mischia finché anche quando è giovane, perché sono glabre e così argente, quindi fanno uno stacco rispetto alle erbe circostanti che invece hanno un verde molto più intenso. E poi appunto si riseminano, quindi io quest'anno mi impegno a prenderne i semini. Così poi li condividiamo con Chiara, già abbiamo l'accordo di Sì, fare una transumanza di spontanee. Esatto. E quindi questo, insomma. E un'altra cosa, se poi la persona è intenzionata a farne un uso appunto balsamico, quindi per andare a raccogliere tutti i fiorellini manualmente, io personalmente consiglio l'officinale se dobbiamo piantarla perché ha i fiori più grandi. sì. Questi fiori veramente piccolini, 1,5 cm, quindi poi quando si va a raccoglierli, cioè, comunque ci vuole molta molta pazienza, quindi se l'utilizzo finale è quello, io consiglio l'officinale, se invece è un adornamento, riempimento per l'orto, con questo andiamo sicuri perché anche l'officinale si risemina con veramente tanta Sì, facilità perché anche a me mi è invaso tutto, però si sì. può fare tranquillamente un mix per avere i fiori e anche l'aroma in tutto l'anno, ecco, quello sì. Esatto, una appunto potrebbe essere l'associazione di queste due che si alternano Nei durante l'anno. climi temperati come qua, appunto nel centro, effettivamente la calendula selvatica, l'arvensis che stiamo trattando, è vero che fiorisce prima, però tipo io in questo momento, anche l'altra volta, avevo un fiore dell'officinale. Quindi anche l'officinale, se è un attimino più riparata, non è che fa fatica a
fiorire anche nei momenti freddi, eh. Quindi è un po' anche lì da verificare il clima in cui siamo. Noi che siamo al centro possiamo dire che ci sono pochi mesi in cui non vediamo i fiorellini. Sì, no, io pre ho presente anche le calendule che sono tutte officinalis, che sono officinalis che a mia nonna a volte a novembre le trovi fiorite, o Esatto. a gennaio le trovi fiorite. Adesso da me non sono fiorite, ma solo perché c'è sotto la neve, le ho fatte Vabbè, quest'anno magari, certo, però sono spettacolo. abbastanza rustiche, ecco, non Sì, sono da quel così punto di vista esigente. sì, assolutamente. Allora, concludiamo con Picris. I Vediamo se l'ho picris, fatto ma anche la bene. bardana avevi messo? Era anche la bardana, sì. Sì, allora queste qua mancano. Sì, poi ho anche il silene, mi mancava, ne ho ancora qualcuna. A te mancano, no, io dico delle asterace, poi a te mancano tutte le silene e le piantagini, no, le abbiamo dette, il Le silene abbiamo che fatte, sì. mancava, scusa, Sì. ho confuso. E poi tutta la parte invece degli arbusti, degli alberi. Solo io sento musica? No, anche io. Allora, entriamo nel mondo delle picris. Allora, siamo sempre nella famiglia delle nostre asteracee, quindi il nostro fiore giallo ci accompagna. La cosa bella però è che questi fiori Ragazzi, mi sono un trovo un percorso pochino biologico, ma abbiamo finito di chiamare che si è differenti. rotto, si è intasato il lavandino della Caro cucina e adesso residenziale, stiamo stacchi i cercando da 2 giorni marmelli. di fare quello e sono in pigiama da 2 giorni cercando di rendere la casa in condizioni vivibili, ma vivibili per esseri umani e non per batteri e Chiara, insetti. ora fai tu. Adesso ce l'hai tu muto, Chiara. Chiara, accendi il microfono. Sì, no, ma io non posso zittire nessuno. Come sei l'oste? Non me lo permette. Mi dice che posso riattivare l'audio, riattivare il video, ma non posso zittire nessuno. Comunque con queste erbe c'è un sacco di interferenze. No, non mi lascia far niente. Ma Questo scusa, è perché? il nostro Prova. sensei Montelli che dice: no, bisogna piantare gli ortaggi e È un'interferenza politica proprio. strippiamole. Speriamo che non Ma sbagli cosa sta tanto, succedendo? ecco. Ok. Diego Magni Cracker, intanto sono per il cinema. Nico, devi smetterla di mangiare. Oh, Ma mi fai venire di palato. cosa sta succedendo che non ho capito? Neanche noi. Devi silenziare Sandro Manfredi. Ah, ok. Perché. Non me lo fa fare perché non sono host. Vedi, Chiara, Però. tocca a Aspetta te. che non lo Ah, si è trovo silenziato da dall'altro. solo. Prova a farlo togliendo la condivisione dello schermo. Ok. No, si è silenziato. Sì, si è silenziato adesso. Ok. Comunque davamo la responsabilità a te, Alessandro, di queste interferenze con musica e audio esterni, Infatti ero proprio qui che pensavo, ma cosa serve l'orto che basterebbe raccogliere spontanee? Cioè, questo è un enorme risparmio di tutto. Infatti. Beh, dove metteremo la nostra energia, forza e creatività altrimenti? Nell'apprezzare con un po' più di presenza la vita, forse. No, no, Vero, io aspetto che tu questo rinunci ai cipolle d'alife che fai spontaneo. Guarda, voglio vedere in video dove fai, guarda. cipolle d'alife, aglione della Matichiana, aglio bianco di Romagna sono diventati mia ossessione. Guarda quanto che ti seguo. Arriveremo a rinselvate Kirle per poi raccoglierle e basta. Vedi? Visto, nei comandamenti non ce l'ho messa, oggi abbiamo fatto i comandamenti della chat, non ce l'ho Dai. messa lì. Sì.
Allora, comunque guarda, io vi posso dire che si parlava di economia e si parlava di risparmiare 5-6 mila euro annui con l'autoproduzione di tutto quello che è la vegetazione, quindi le verdure, la frutta che si mangia. Io, che ancora non ho un orto che mi produce cibo, vi dico la verità che io tutti i giorni mangio erbe spontanee. Più qualcosina che mi dà magari il mio nonno, ma veramente poca roba, io non compriamo verdure. Adesso ci hanno dato anche delle mele che hanno innestato, secondo loro non valgono niente perché sono piccoline. Quando è venuta Maria Sonia, la Sibilla che le ha viste, noi ci sono illuminati gli occhi, un aroma bellissimo, buonissimo. Però ecco, noi andiamo molto, molto, molto di spontanea. Adesso poi con la senape, con olio e limone, io sono andata proprio in assuefazione. Io adoro il limone, proprio quindi è un sapore mio. Con la senape appena scottata faccio presto, l'erba è pulita, la trovo ovunque, mi piace da morire, quindi non vado neanche a comprare altro. Quindi non hai tutti i torti, Alessandro, si può integrare tranquillamente. Decisamente. Magari è più difficile trovare l'aroma caratteristico di un cavolo cappuccio o di una, o tutta la famiglia delle brassiche in generale. Le cucurbite, che spontaneo che c'è, forse quella centenaria, ma anche lì poi bisogna riprodursela, non cresce spontaneamente così. Quindi effettivamente non è così, così facile, perché poi d'estate molte spontanee non ci sono più. Quindi diciamo che l'orto serve, teniamocelo caro, siamo qua proprio per un corso agricoltura, quindi soprattutto quello che diciamo noi va contestualizzato nel fatto che siamo aspiranti agricoltrici, quindi assolutamente siamo a favore, che sembra veramente che stiamo sminuendo l'agricoltura, invece è tutt'altro il nostro intento. Sto scherzando, No, però è bene anzi, ridirlo, ecco. guarda, io stesso da aspirante agricoltore mi rendo conto che la base è comunque il riconoscimento delle erbe spontanee, è un mio punto debole e anche grazie a voi mi sto incominciando a fare un po' di cultura e vi ringrazio. Grazie a voi tutti che vi fidate. Esatto. Allora, torniamo alle nostre asteracee famose con il fiore giallo, quindi già potete capire che la natura ha questa fantasia, ha poca fantasia in realtà con i colori dei fiori, perché sono i colori che riconoscono gli impollinatori, non per altro. Quindi, per esempio, esistono in natura anche dei fiori neri molto belli, ma perché sono impollinati da fiori notturni che non hanno la capacità visiva dei colori, altrimenti non esisterebbero. Quindi tutto ciò che c'è in natura serve a una sua riproduzione, a una sua biologia che va all'evoluzione della specie stessa. Ok? Quindi le asteracee sono per lo più gialle, a parte appunto la cicoria, che ha questo violetto azzurro, È un altro colore che viene riconosciuto dalle api. Esatto, la calendula e la lappa in volgare, che è la bardana, che ha questi fiori, Bardana. esatto, ha questi fiori sul fucsia, ok? Però per il resto le asteracee sono quasi tutte gialle. Ecco perché è importante riconoscere il fiore sia dal comportamento dello stelo, perché abbiamo visto che in alcuni steli, tipo il tarassaco, anche l'ape riconosce più colori dell'uomo, c'hai ragione, Diego. Dell'uomo inteso come essere umano maschile. Quindi dicevamo che come il tarassaco che fa su un unico stelo un fiore, mentre il comportamento delle picris vediamo già che è molto differente. Si comportano più come le cicorie, più come il Soncus, e quindi facendo uno stelo che pian piano si ramifica verso l'alto, e ramificandosi poi crea i suoi cupolini che fanno questi fiori gialli. Se vi ricordate il fiore della Reicardia, la caccialepre, tutti questi pelettini che sono, diciamo, sotto i petali gialli, erano con la forma molto simile, una forma a pera, o detta anche a fiasco, quando il fiore è chiuso e inizia a spuntare il petalo giallo, però sono tutti chiusi, quindi sono tutti attaccati, gli uni con gli altri. Vediamo invece che già nella picris un primo riconoscimento sui fiori è che invece questi labelli che stanno sotto sono tutti più aperti, quindi tutti che puntano all'esterno. Le foglioline sono anche lungo gli steli, ma la cosa che
ci dà una linea generale su entrambe le picris, è la caratteristica che troviamo sulle foglie. Infatti le foglie, quando le notiamo, sono delle foglie più grandi rispetto alle altre asteracee, più grandi nel senso che non sono frastagliate, ma tendono ad essere delle foglie abbastanza omogenee, ok? Come circonferenza, non hanno quei famosi triangolini detti proprio in parole semplici, che invece ha il Sonchus, che ha la cicoria e quant'altro. Però la loro caratteristica è che sulla superficie della foglia stessa troviamo delle piccole bollicine. Nella Picris hieracioides, queste bollicine formano una sorta di peluria che però si riconosce perché è un po' piccantina. Nelle foglie più grandi, più vecchie, ovviamente sono più grandi e sono delle vere e proprie spinette. Ok, mentre nella sua cugina, che vediamo tra un po', queste bollicine sono veramente molto più grandi, quindi sono facilmente riconoscibili. Quando la foglia si espande, diventano anche più chiare come colore, quindi proprio sulla sommità della foglia distribuite. La Picris hieracioides è anche una delle asteracee che in gergo volgare è detta lattaiola. Perché? Perché tutte le asteracee, o quasi tutte, quando si tagliano hanno questo lattice che fuoriesce. E per riconoscerla, quindi, che faceva parte delle erbe edibili e poteva essere utilizzata, hanno proprio chiamato quest'erba lattaiola perché altrimenti questa peluria, che potrebbe anche piccare, quindi dar fastidio, poteva far sembrare questa un'erba non edibile, quindi da non raccogliere. La particolarità di quest'erba è che le foglie, che vediamo sia nella rosetta basale che quando crescono lungo lo stelo floreale, non sono sempre tutte verdi. Infatti, la parte dello stelo della foglia centrale è spesso rossastro, rosa rosso fucsia, quindi è facilmente riconoscibile proprio anche da questo aspetto. Ma la cosa che più ci deve far accorgere che stiamo trattando una picris è proprio queste bollicine, queste piccole spine che forma sulla parte superiore della foglia, anche su quelle inferiori a volte, sulla pagina inferiore, però sulla superiore ovviamente la vediamo anche prima di maneggiare la pianta e la foglia stessa. E per quanto riguarda la sua riproduzione, come vedete, essendo un'asteracea, anche lei fa questi piccoli soffioni che poi con il vento vanno a spostare il seme a lunghissime distanze, quindi ha un'inseminazione veramente molto molto ampia, perché il soffione fa sì che trasporti questo seme quando è maturo, quindi si stacca solo quando il semino sotto è maturo e quindi riesce a seccarsi, staccarsi dalla base di dove era nato il fiore, e quindi va un po' ovunque. Ok, le spinette quindi che troviamo sopra gli aracioides sono dei peli più ispidi, ma in realtà sono comunque delle piccole spinette. La lingua è rossastra, la foglia, proprio se la tocchiamo, è ruvida, quindi non è una foglia pelosa come magari altre che abbiamo visto, ma è proprio piccantina. Ok, per chi utilizza la borragine, che l'ha già maneggiata, si può fare riferimento a questa sorta di piccantezza delle foglioline anche della borragine. Per esempio, questa è una spontanea che troviamo in fioritura in autunno, quindi un po' in controtendenza con le sue sorelle e cugine. E questo, sempre ritornare al discorso che la natura non fa mai niente a caso, e quindi in questo periodo va a coprire tutta quella parte in cui gli impollinatori altrimenti trovano difficilmente fiori nettarifari. E quindi abbiamo il rosmarino, abbiamo l'edera, abbiamo l'edera anche per gli uccelli, è molto importante, poi la vediamo più avanti, e anche queste delle apicris, quindi sono tutti fiori molto importanti in questo periodo. L'apicris, come messaggio, ci vuole dare che ci ricorda proprio l'atto trasformativo di resilienza, ci dà la realizzazione ma anche la gioia. È un'asteracea dai fiori gialli, quindi è sempre una pianta che ci aiuta a riconoscere noi stessi e la preziosità dell'individualità. Infatti lei mette spine, si riconosce dalle sue spine, ma non per questo ci dobbiamo lasciar tentare dal non raccoglierla. Quindi le spine non sono un segnale di pericolosità, sono semplicemente un riconoscimento, quindi magari di andare anche oltre la semplice apparenza.
questo è un po' quello che viene anche da me, insomma, da dirvi, non solo da altro. Ok. Invece l'altra Picris che vediamo, la sua cugina o sorella, è una Picris che ha i fiori un pochettino più grandi, come è più grande la foglia, e si chiama Picris eichioides. Ho pronunciato bene, Chiara? Da noi nelle Marche si chiama Picris e lattaiola. Non ti sentiamo. Scusa. Sì, anche noi abbiamo la lattaiola, cioè viene chiamata così comunque. Però sai che non so se ho la foto dell'altra. Mi Ah, sa che ho solo la Crepis. va Non ce bene. l'ho l'altra. Allora ve lo dico a voce, poi magari vi metto una foto. Perché di solito si trovano anche negli stessi territori, quindi è più facile. Allora, mentre questa qua che vediamo in foto ha questa foglia molto allungata e con la lamina centrale la lingua rossastra, l'altra rimane verde o comunque più chiara la lamina centrale. La foglia è sempre tondeggiante, ma inizia da piccola e poi ha una classica forma che si allunga e si allarga anche ai lati. Abbiamo delle foglie anche di notevoli dimensioni sulla Picris eichioides, ed è una Picris che, come vi dicevo, ha delle spinette sulla parte superiore della lamina fogliare, quindi sulla parte che vediamo, anche molto più sviluppate. Vi dirò di più, le spine si trovano anche sotto. Quindi le foglie più vecchie sono ancora più coriacee e bisogna raccoglierle con i guanti, mentre le foglie più giovani sono quelle da preferire nella raccolta. Allora, i fiori sono più grandi e sono simili, non simili per colore, ma uguali proprio per la parte frastagliata con cui termina il petalo del fiore alla cicorea. Quindi se vedete un fiore della cicorea, della Picris eichioides, praticamente da sopra sono identici, cambia soltanto il colore. Poi la parte sotto un pochettino è differente. È spinosa e subspinosa, fiore sotto, linguado di rosso, e invece fiorisce in estate, a giugno. Il fiore sotto, quindi, quando andate a girarlo, ha proprio sì, era spragine, è anche chiamata aspragine. Su ogni petalo ha proprio una striatura rossastra. Si chiama aspragine in volgare proprio perché è una delle erbe amare, quindi che aiutano tutto quello che è la parte depurativa del nostro corpo. Quindi quando è amaro di solito è molto facile che sia un'erba di guarigione. Piccosi non è il nome latino? No, si Non chiamano. credo che sia il nome latino, dovrebbe essere il Mintoteca, quella che tu vedi, quella che voi chiamate aspragine, che infatti mi risulta sia per il fatto delle bollicine, della pubescenza, cioè della peluria, della forma della foglia amplessicaula che si attacca nella parte alta al fusto, rientra tutto quanto, anche i fiori ligulati rientrano. Quindi mi sembra strano che sia proprio Picris, sicura che non sia il Mintoteca, altrimenti una che gli somiglia in una maniera incredibile. Noi, se parli di quella che ho detto adesso, le eichioides, che non ci sono le immagini? Sì, allora, l'eichioides dovrebbe essere il Mintoteca, Le immagini sulla eichioides chat detta anche ho lasciato. lamina miseria, detta da Chiara, noi erba della come miseria o come avrei la chiamate condivisa. voi, quella con latte. Aspetta, Frangi, non ti sentivo perché sentivo Diego. Scusate. Dicevo, quella che abbiamo visto prima, la Picris erucideas, Sì? vabbè, mi si impiccia la lingua col mar di testa. E noi la chiamiamo l'erba della miseria, ma rientra sempre nelle mintoteche, cioè nella serie delle mintoteche. Poi quest'altra di cui stai parlando, che non hai la foto, ma che te l'ha trovata Diego, quella che chiamiamo aspragine nel nome comune, ma sarebbe l'elmintoteca Aspetta che eichioides. sto Vediamo scaricando se si l'immagine. apre. Guarda che hanno la spina sopra, ce ne sono due. Una ha proprio la bollicina più chiara e la spina è molto evidente. Esattamente. Mentre questa Picris che io invece ti dico è evidente, ma non è evidente come quella che sicuramente intendi tu. Esattamente, Ok.
Ora, Capito, la per seconda. questo io vi domando, voi avete trovato proprio Picris come Sì. nome latino? Linneo? Di Linnea, guarda, ce l'ho qua davanti, il O libro, allora è una che quindi. mi assomiglia in una maniera assurda. Guarda, io la Picris non la Eccola. conosco particolarmente, quindi come Picris hieracioides ho trovato questa, l'altra non la conosco. La La vedete? andrete a cercare anche il Mintoteca con l'H e il Mintoteca TH. Poi fatevi un confronto, il Mintoteca Echioides, con quella che stai dicendo tu adesso, Ale, che non c'è la Sì, fotografia, e quell'altra è il sì, sì. Mintoteca. Ti volevo far vedere infatti quelle sul libro, Dopo perché magari. andate su Acta Plantarum e lo trovate Sì. sicuramente. Per curiosità, Guarda, perché veramente è una cosa certo. interessante quanto si somiglino nelle caratteristiche morfologiche, una cosa assurda. Guarda, da noi per esempio quella che tu dici si chiama sprane in Sì, volgare, mentre. aspragine, spragna, quelli sono quelli che non mi Esatto. ricordo mai i nomi latini, e Però l'ho guarda, ti faccio cercato solo vedere quello. per renderti conto, proprio il libro ufficiale di colui che poi ha fondato Ci l'università. credo, mica che non ci credo, per No, questo no, per ti farti dico, vedere l'immagine mancante. Questa è la Picris grazie. eichioides, mentre l'altra è la Hieracioides, questa qua che abbiamo visto. Quindi sono proprio messe. Asteraceae è capace che siano sotto varietà, probabilmente, o comunque della stessa Sì, famiglia, in qualche modo. sì. E Cara. poi magari possiamo anche pensare, adesso che metti questa questione, che prima fossero identificate due specie diverse, una stessa specie, e magari poi sono state identificate divise. Questo non te lo so Guarda, dire. neanche io, perché quando me l'hanno spiegato lì all'università non è che sono entrati in sottocategorie o altro. In genere, se viene cambiato il nome della famiglia, loro te lo dicono. Ma sì, Però infatti ti dico, giusto perché mi l'abbiamo sembra scoperto. strano, però secondo me, siccome io quest'erba con le spine più grandi, e che però no, io il nome che tu dici non l'ho mai sentito, per esempio. Esatto, adesso non so Chiara, quindi per esempio ti faccio vedere, spero che si vedano le foto della Eichioides, eccola qua. Che Questo è comunque, grande, se non si potrà vedere bene, che comunque è simile alla tagliola, mentre quella che tu mi dici sicuramente è quella che parte piccola e poi non è coriforme, però si allarga tanto, forse più simile a una bietola no, non c'è niente a che che a una fare. stera. Come Guarda, poi ti mando le cose, ti mando. forma? Ma Sì, come no? secondo me è proprio una questione di similitudine Vediamo dovuta, se non è al fatto che fanno riusciamo. parte della stessa famiglia in una maniera proprio Ma sì, molto ma vicina. guarda, poi è vero Questo anche è che. come cosa, perché così tanto simili e con nomi diversi, alla due sole cose, o uno è Linneo e l'altro è un nome che gli è stato attribuito successivamente da qualcun altro perché è stato riscontrato in un altro gruppo e a volte capita, oppure non. Questa che è sullo schermo, dici? No, assolutamente, questa non è l'Emintoteca. No, non è così l'Emintoteca. No, questa No, le fortunatamente Eichioides l'ho sì. trovato io. Sì, Poi guarda. ve la faccio vedere la foto, appena riesco a. Il fiore si vede che è l'Eichioides, si vede bene. La Dalle foglia, lingue. per... esatto, quindi io ci andavo io con la mia, col mio mouse, ma anche sopra si vede proprio che è simile alla cicoria, vedete quei piccoli pelucchietti che stanno sopra? Sì. Però la foglia, per esempio, anche qui è un pochino polimorfa, quindi qua si vedono chiaramente le spine. Molto spesso si trova con delle spinette anche più piccoline, ok? Perché poi dipende anche dalla zona, un po' come sul discorso cicoria, se hanno più parte idrica diventano meno frastagliate, più glabre, se hanno più siccità diventano molto più frastagliate con i triangolini, molto più rossicce, quindi. È anche tutto un discorso legato a dove nascono e crescono le erbe spontanee, quindi la difficoltà è anche un pochettino quello. Ecco perché con Chiara vi diciamo sempre di farvi affiancare da magari qualcuno del luogo, del posto, ok? Poi sì, sui nomi si apre sempre un po' un macro mondo, perché effettivamente
i nomi traggono spesso in inganno, ok? Però no, qui io ho proprio Linneo su Picris. Allora, Cristina mi ha chiesto che libro consulti. Io ho proprio il libro di Fabio Taffetani, Rugni, Spragni e Crispigne, Piante spontanee negli usi, nelle tradizioni del territorio maceratese, quindi molto localizzato. Ed è un tomo, un libro che davano con una banca, quindi non è neanche un libro che ho trovato io, ma che mi hanno prestato gli zii di Stefano, perché questa enciclopedia è proprio introvabile. Infatti, quando la Sibilla l'ha vista, è rimasta un po' scioccata perché è difficilissima da trovare, e Fabio Taffetani è quello con cui, grazie al quale, è anche materia proprio universitaria le erbe spontanee, quindi è grazie a lui. Ok, quindi è un po' l'enciclopedia iniziale con cui tutto è nato. Grazie. Dopo magari sia io che Valentina magari vi indicheremo alcuni magari libri che usiamo noi. Poi appunto, se voi ne avete altri, assolutamente girateceli, che anche noi siamo. L'importante, se vi posso dare la mia, che ho iniziato proprio da autodidatta sui libri, è quello di prendere dei libri che abbiano anche, beh, le foto che devono essere veritiere, perché molto spesso la foto già trae in inganno, come abbiamo già visto. Per esempio, qua la foto della Picris che abbiamo di fronte è tutta frastagliata. Da me crescono perfettamente dritte e sembra l'erba più rigogliosa rispetto alle altre, ok? Quindi non sempre quello che riusciamo a vedere in una foto corrisponde poi alla realtà nostra personale di sotto casa. Quindi sul libro cercate anche che ci siano delle spiegazioni sulle rosette basali, perché sono molto molto utili se hanno un portamento strisciante, capito? Quindi, per esempio, la portulaca rispetto alla parietaria. Quindi sono informazioni non importanti, di più riconoscere proprio la conformità iniziale della pianta. Quindi cercate qualcosa del genere che non sia soltanto una foto, una descrizione, una foto, una descrizione. Sì, anche perché appunto l'aspetto nel momento proprio dell'inizio della vegetazione, perciò quella che può essere appunto la rosetta, non c'entra niente con la forma finale della pianta spesso. La Picris non parte direttamente così, come tanti altri. Quindi è anche importante appunto, e che spesso è il problema dei libri, è che magari vi mostrano la pianta in fioritura, ma magari in ambiente o durante la raccolta si raccoglie magari nella fase precedente, perciò quando non è ancora fiorita. Perciò il riconoscimento può essere utile, però poi magari per la pratica non aver presente la forma precedente può essere un problema. Quindi, e ce ne sono pochi di libri che fanno vedere anche lo stato vegetativo iniziale. Io ne ho un altro che è di una cuoca, un'etnobotanica svizzera, che il bello di questo libro è che fa vedere proprio gli stadi iniziali, quindi c'è solo quando c'è solo il germoglio, quando c'è solo la rosetta, quando c'è solo la fogliolina piccola, che può essere decisamente utile, soprattutto perché appunto non ci si incrocia sempre con quelle che possono essere poi degli esemplari da manuale, anzi. Guardate, qui per esempio c'è anche una parte sulla fine in cui ci sono i disegni delle varie foglioline messe a confronto, e poi girando pagina c'è la foto delle rosette basali. Oltre a tutta la parte invece in cui in ogni erba ci sono le caratteristiche specifiche. Quindi ecco, più sono completi meglio è, però devono essere completi soprattutto sulle foglie. Decisamente. Vuoi andare tu con la crepis così gli confondiamo tutto, oppure facciamo un'altra erba? Allora, sai che forse la crepis non l'ho preparata? Mi manca. Picris e crepis. Posso fare la bardana, che è sempre una seracea un po' diversa. Sì. Allora, questa era la crepis di cui parlava Valentina. Quindi sembra una steracea a fiore giallo. Vediamo invece la bardana, che conoscerete probabilmente di nome. È sempre una steracea, e
non è a fiore giallo, come potete vedere, e assomiglia molto di più invece a quello che può essere il carciofo o a tutti i cardi. Quindi ha un aspetto decisamente diverso, soprattutto sia nei capolini che nelle foglie, ma anche nella dimensione, perché la bardana è una pianta che può raggiungere delle dimensioni abbastanza ragguardevoli, perciò si arriva anche a 1 metro, 1 metro rotti, quando trova il terreno giusto. Si chiama Artium Lappa e il nome viene da Artium, che vuol dire orso in greco. Quindi probabilmente deriva dall'aspetto dei suoi capolini, che sono estremamente pelosi, quasi spinosi. E lappa invece deriva da una parola che probabilmente indica le mani, perché una delle caratteristiche di questi capolini, e anche il nome che ha dalle mie parti, è attaccamani. Perciò sono questi capolini estremamente pelosi, ma non sono peli, non so se si vede bene adesso in una delle foto, sono dei piccoli uncini. Quindi alla fine di ogni aculeo c'è un piccolissimo uncino che si attacca veramente a qualsiasi cosa ed è il modo in cui i semi vengono dispersi. E una curiosità è che appunto si dice che a partire da questo tipo di meccanismo è stato pensato il meccanismo del velcro. Quindi se ce l'avete presente, spesso si incastrano anche nel pelo dei cani oppure degli asini, ho presente, e sono veramente difficili da togliere perché tendono ad ammassarsi, a diventare una massa unica. Chi ha cani di solito la conosce, chi ha cani a pelo lungo almeno, pelo medio la conosce perché le avrà tolte quando sono secche, facendo anche un po' malino perché non vengono via facile. No, non vengono via per niente facilmente. Questa vediamo lo stadio in fioritura, quindi con il fiore presente, mentre invece quando tendono a staccarsi dalla pianta sono in tardo autunno, quindi quando sono già un po' più secchi, un po' più marroni. Allora, dicevamo, bardana è una pianta piuttosto grande, quindi è una pianta erbacea, ma che raggiunge anche il metro, 1,5 metri di presenza e anche di larghezza, perché tende a fare queste foglie veramente enormi, che arrivano anche ai 50 centimetri quando si trova su un suolo particolarmente adatto, e tende appunto a trovarsi abbastanza trasversalmente, però soprattutto magari in quei terreni un po' umidi, boschivi, ai margini dei boschi, delle radure, anche dei prati, volendo. Quindi è in fase biennale, perciò abbiamo il primo anno in cui si trova solo la rosetta con le foglie e il secondo anno in cui poi va finalmente a fiore, creando questi capolini qua che sono simili proprio al carciofo. Le foglie abbiamo quelle basali, perciò quelle che partono proprio direttamente dalla rosetta centrale, non hanno un fusto a cui si attaccano, hanno solo un picciolo, che appunto possono arrivare a dimensioni piuttosto grandi, e sono nella parte superiore di questo colore, questo verde, verde comunque opaco, e mentre nella parte inferiore sono biancastre e leggermente pelose. Quindi una appunto delle differenze è che proprio c'è questa diversa differenza di colore tra il sopra e il sotto. E quando appunto la pianta è nel secondo anno spunta questo fusto florale in cima al quale ci sono appunto questi capolini formati da 3 o 4 fiori, sempre appunto viola per attirare gli impollinatori. È una pianta che è molto usata in erboristeria, era già nota in Medioevo, era coltivata come ortaggio, sia da taglio, perché appunto le foglie sono edibili, che per il rizoma, che viene raccolto in autunno tendenzialmente, contiene tantissime sostanze benefiche, e tendenzialmente viene usata come depurativa, quindi ha questa funzione depurativa.
come per esempio i carciofi, che sono sempre suoi parenti, e anche di decongestionante per magari pelli acneiche oppure arrossate o sensibili. Ecco, più o meno è questa. E così abbiamo un po' concluso le asterace, mi pare. Non ti sentiamo, Valentina. Scusa, facevo il mimo. Sulla Vardana è anche importante l'inulina che contiene in abbondanza e che è poi è responsabile del discorso depurativo e antinfiammatorio anche per le persone che soffrono di intolleranze e che di solito hanno problematiche perché quando poi l'infiammazione o le tossine si sviluppano a livello proprio dello stomaco, dell'intestino, non fanno che aumentare. Quindi di solito sono dei decotti o dei preparati erboristici a base di bardana che vengono dati proprio per la sua capacità di... Le catene che compongono l'inulina sono le preferite o comunque sono molto gradite a dei batteri che stanno nel nostro intestino. È così. Allora, è arrivato un chiarimento sulle picris e la spragine. Ok. È il problema dei nomi comuni. Sì. Basta cambiare zona e cambia completamente la pianta a cui ci si riferisce. Comunque poi magari appunto manderemo le foto e faremo la scheda sulle due diverse picris. Le due diverse asparagini, non picris. Posso fare una domanda? Non so se l'avete detto perché forse mi sfuggono a volte parole, ma la parte della bardana che si utilizza per questi preparati erboristici qual è? Dipende, usano sia le foglie che il rizoma. Ah, ok, va bene. Non lo sapevo che. Non ero convinta. Non sapevo si potessero usare anche le foglie, non ero sicura. Grazie. Sì, io so per certo che le foglie sono eduli, nel senso che si raccolgono e si mangiano come verdura, però vengono usate anche in preparati erboristici, sì. Soprattutto il primo anno, quando sono un pochino più tenere, con il classico olio, è più semplice da cucinare. E pensate che una volta erano un po' utilizzate come contenitore, quindi ci facevano dei raccoglitori della specie di bicchieri di una volta per andare a raccogliere la rugiada, l'acqua, anche nei fiumi, quindi parlo proprio di tempi antichissimi, ed era anche utilizzata per delle specie di involtini. Quindi come contenitore proprio di involtini. Io già ve lo dico che ci proverò a fare una sorta di lasagna vegetale, proprio una cosa che mi tenta, da quant'è che l'ho vista. Gli involtini li ho provati con romice, ma non con la bardana. Però. Io una cosa che mi tentava e quindi sono andata a vederlo ed era... mi hanno confermato insomma che ci facevano anche gli involtini, quindi sarà una cosa che proverò ma anche nella specie di lasagna, quando vedo questi fogli Ormai grandi io tutte le volte proverò. che vedo una foglia grande, subito è come posso fare l'involtino o la lasagna, sì. Anche con la nostra comunissima e amatissima Verza, voglio dire, lo facciamo, quindi... Esatto. Allora, vediamo che cos'è rimasto. Se non mi sbaglio, ci manca. Io ho ancora le sileni e poi Vai tu con... passiamo. Esatto, Esatto. vai tu con le sileni. Vediamo se la mettiamo in fondo. Ah no, anche la primula. Facciamo prima la primula. Allora. Vedi, tu hai questa che da me non c'è e mi piacerebbe Davvero? tanto averla. Eh sì, da noi le primule non le ho mai viste qua nella nostra zona. Sa Magari cosa? più un pochino più in alto in montagna, come i ciclamini, eccetera, ma qui no. So che semi mandarti in cambio della calendula. Allora, questa è la Primula vulgaris. Della famiglia delle primulacee ci sono davvero tante specie. E questa è quella proprio più comune, perciò appunto vulgaris del volgo, quella più popolare, insomma. E è anche quella che non è protetta, mentre invece
ci sono tutte le sue varianti a fiore rosso che tendono a crescere più in alto, quindi più in montagna più alta, che invece sono protette, quindi non sono proprio raccoglibili. Ok, allora, Primula deriva da primus, è un vezzeggiativo di primus, perciò, come dice il suo nome, è uno dei primissimi fiori a sbocciare, quindi è proprio il simbolo del tardo inverno, primavera, qua addirittura negli ultimi anni si vedono già a dicembre delle primule impazzite che fioriscono, se non fa freddo, anzi, quindi sono proprio le primissime. È molto precoce, quindi, è caratterizzata, di solito si nota per appunto questi mazzolini di fiori che spuntano nel sottobosco, come diceva bene Valentina, tende a essere una pianta che è diffusa un po' tutta Italia, però magari al sud tende a stare più in zona collinare, piedemontana, arriva fino ai 2800 metri con diverse varietà. Perciò è una pianta che ama il fresco, sopporta bene le gelate e quindi ama proprio i terreni umidi, boschivi, più ricchi, proprio di sottobosco, quindi più ricchi e più umidi. È una pianta perenne, ha caule, perciò vuol dire che le foglie spuntano direttamente dal rizoma, come vedete qua, le foglie e i fiori. Le foglie sono a rosetta, quindi una dentro l'altra, quasi spiralate, e sono molto tondeggianti, perciò l'apice è tondeggiante e tendono a essere estremamente rugose. Si vede bene nell'immagine più a sinistra, che hanno le verature che sono proprio scavate nella foglia. La foglia tende a essere molto rugosa, quindi quasi reticolata. Verde chiaro, anzi all'inizio sono proprio verdi chiarissimo, e come potete vedere qua invece nella foto centrale in basso, le foglie più giovani sono ricurve verso l'esterno, poi crescendo tendono ad ingrandirsi, e come potete vedere la grandezza è anche molto diversa, perché prima e durante la fioritura le foglie tendono a essere molto piccole, quindi sono quasi invisibili nel bouquet di fiori. Mentre invece dopo la fioritura è il momento in cui si sviluppa la foglia, quindi sparisce il fiore che, essendo uno dei primissimi a fiorire, spesso ha il problema di non essere impollinato, perché gli impollinatori non sono ancora in giro in questo periodo, e rimane solamente questo ciuffetto di foglie. Perciò il fiore in questo caso può essere utile per poi riconoscere la pianta quando perde il fiore, perché è nel momento appunto in cui si sviluppa la parte fogliare che poi si fa la raccolta della foglia. Il fiore, come potete vedere, ha forma di imbuto con questi 5 petali, questa corolla di 5 petali, giallo chiarissimo, proprio pallido all'esterno, che si scurisce nella parte centrale. Ok, sono appunto 5 lobi e in erboristeria è conosciuta molto di più la Primula veris, che è un'altra varietà che non è questa, però è abbastanza più rara e comunque essendo molto strettamente imparentate. E ecco, è la primula odorosa, la Primula veris, quindi questa tende a non avere quasi profumo, perciò non si sente quasi il profumo della primula, mentre invece la Primula veris tende a essere odorosa, appunto, ed è anche quella che contiene più elementi. Questa qua è tendenzialmente usata a scopo edibile, fondamentalmente. Comunque le proprietà che le vengono attribuite sono proprietà espettoranti, emucolitiche, quindi il rizoma viene usato in caso di tosse, viene usato in caso di catarro, quindi per espettorare, antinfiammatorie, analgesiche e antispastiche, invece nei fiori, e questo e appunto ha dei composti che sono caratteristici, che sono la primaverina e la primula. Primula verina,
che sono appunto due composti che appartengono a questa pianta. Sono commestibili e sono parenti appunto anche delle primule coltivate, quindi quelle di colori veramente sgargianti che si trovano anche in vivaio. E ovviamente con l'asterisco del sapere che cosa ci mettono sopra in vivaio e dove sono state coltivate, però in teoria sono commestibili anche le varianti coltivate. In passato veniva usata i fiori e la radice per aromatizzare birre e vino, mentre invece i fiori vengono usati appunto, i fiori e le foglie vengono usati in cucina e si usano per zuppe, per minestroni, per fare ripieni. Sono caratteristiche appunto delle primissime raccolte della primavera. E si trae poi la raccolta delle sole foglie per tutto il periodo della primavera inoltrata. Quindi è importante anche riconoscere la rosetta, perché poi è quella che resta, mentre invece i fiori nel giro di poco spariscono. Si dice, io non ho mai provato, però mi è stato detto che sfilando la corolla dal calice e soffiando dentro si riesca a fischiare, quindi si riesca a fischiettare, esatto. E, come dicevo, appunto, e ci sono zone in cui viene fatta anche proprio la marmellata con i fiori di primula. Questa è una tradizione che si vede spesso anche con altri fiori eduli. Come per esempio le violette, il problema delle marmellate di fiori è che servono delle quantità enormi di fiori, che nel momento in cui vi mettete a raccoglierli poi vi passa la voglia. Però può essere comunque un modo di aromatizzare e di rendere un po' più speciale una marmellata di mele. Spesso viene usata la mela come base neutra per fare la marmellata. Ecco, ha come simbolo appunto proprio il nome del fatto che è la prima a fiorire, è proprio il simbolo della primavera e della giovinezza come significato. Eccoci qua. Posso Mi aggiungere una chiedevi? cosa? Certo, Sul fatto che hai detto parla. prima di fischiare, in sloveno le primule vengono chiamate trobentice, appunto trombette, proprio per questo motivo qua, perché le usavano suonare. Ecco, vedi, la conferma. A volte i nomi che in altre lingue danno proprio l'indicazione su delle caratteristiche. Ok, allora continuo io con la Silene, Valentina. Ok, Va benissimo. allora. Allora, è una delle piante commestibili usate, più conosciute, più trasversali nelle tradizioni di raccolta delle erbe, e è la silene. In questa slide c'è la silene vulgaris, ma poi ve ne farò vedere altre due che sono sue sorelle molto strette, che vengono raccolte, a volte sono anche più produttive perché sono delle piante un po' più corpose rispetto alla silene, che è proprio una piantina. Come dicevo, è estremamente comune in tutte le regioni d'Italia e in realtà è considerata una specie presente in tutti i continenti, quindi piuttosto trasversale, quelle della silene. Uno degli usi tradizionali che la rendono abbastanza famosa e abbastanza conosciuta, soprattutto magari dalle generazioni un po' più grandi, è la presenza appunto del fiore che ha questa caratteristica di essere e che poi le dà appunto il nome, il suo sinonimo che è silene inflata, ha questo palloncino che se viene schiacciato sulla mano scoppietta e da questo deriva anche uno dei suoi tanti nomi dialettali che è scioppettini o scioppette. Che la rendono appunto conosciuta anche ai bambini perché è una delle piante che si imparano proprio a riconoscere anche da più piccoli perché il fiore è veramente inconfondibile ed è estremamente comune.
Un altro dei nomi che gli viene dato nelle varie regioni è appunto strigoi, che deriva invece dal fatto che le foglie, essendo leggermente carnose, se vengono strofinate insieme, producono quasi uno stridio, e quindi da qui il nome. Noi li chiamiamo virzuli, quindi verzette, e vengono chiamati anche carletti. O erba cucco, quindi tendenzialmente quando le piante hanno veramente tanti nomi perché tendono a essere un po' trasversali e conosciute ovunque, quindi poi questi si mischiano, si ritrovano, diventano veramente un po' interessanti anche capire da dove vengono certi nomi. Allora, la Silene vulgaris, che è quella che vedete qua in foto, questi sono i getti, i primissimi getti. Anche questa è una delle piante proprio di primavera. Quindi il suo proprio tempo perfetto è marzo-aprile, aprile al nord, quando iniziano a spuntare questi piccoli getti che poi pian piano si allungano verso l'alto. È una pianta considerata infestante. Quindi la troviamo veramente in tutte le regioni ed è sintropica, il che vuol dire che si trova molto bene anche in sinergia con l'essere umano e le attività umane. La troviamo infatti molto spesso in prati coltivati, preferisce i suoli calcarei, ma si adatta veramente a tutto e anche morfologicamente, proprio per questo motivo, può avere veramente tante varianti, perciò la foglia più lunga, la foglia più allungata, cambia il colore. La troviamo dal mare fino ai 2800 metri, è una specie perenne, arriva fino a circa 70 centimetri di altezza, quindi quando fiorisce soprattutto, appunto, vediamo che ha questi steli molto lunghi. Le foglie sono cicciottelle, quindi non sono sottili, sottili, leggere come per esempio quelle del tarassaco, ma sono un po' più carnosette e abbracciano il fusto, come potete vedere nella foto a sinistra, perciò non hanno un picciolo, sono opposte, quindi ne abbiamo una da un lato e una specularmente dall'altro. E abbracciano il fusto a partire dal nodo. Il nodo si nota meglio in questa foto centrale in cui vediamo il fusto della Silene con diversi nodi, e a ogni nodo una foglia. Sono verde opaco queste foglie, e appunto, se vengono sfregate tra di loro, producono questo suono proprio acuto. Che poi è il suono da cui prendono alcuni dei loro nomi. I fiori, come vedete, sono raccolti in cimette, quindi non è un singolo fiore, ce ne sono due o tre, e hanno appunto questa caratteristica di avere questa parte estremamente gonfia, che quando è in bocciolo è chiusa, mentre invece poi vediamo che spuntano questi cinque petali divisi profondamente. Quindi molto profondamente, tendenzialmente bianchi o rosati. Quello è abbastanza inconfondibile come pianta, e una delle caratteristiche è appunto su questo palloncino, che tende a essere verde molto molto chiaro, si vedono spesso queste venature o verde scuro oppure tendente al rossastro. In passato è una pianta appunto che è conosciutissima ed è conosciutissima come pianta mangereccia. E in passato veniva usata anche per le sue proprietà terapeutiche, ma è una pianta che non è mai stata approfondita da questo punto di vista dalla scienza moderna, quindi mancano veramente tante informazioni da quel punto di vista. E si è passata solamente la tradizione culinaria. È una pianta facilmente coltivabile, sia da seme che da divisione del rizoma, e può essere trattata come un ortaggio da taglio. Quindi tendenzialmente una delle caratteristiche di questa pianta è che appunto se ne usano i capolini proprio, quindi il primo ciuffetto di foglie che spunta in basso, ma poi si possono tranquillamente anche mangiare le foglie lungo il fusto, quindi proprio spelando il fusto. E
E ricresce, fondamentalmente è una pianta piuttosto rustica, quindi anche se spezzate appunto questi capolini e passate una settimana dopo o 2 settimane dopo, è facilissimo che vi ritroviate la pianta con le foglie spuntate. E, crescendo nei prati, nei pascoli e anche nei prati d'asfalcio, ha la caratteristica che appunto viene tagliata, e anche molto gradita appunto dal bestiame, viene tagliata e poi rispunta ogni volta in cui viene tagliata. Quindi è facile che anche, per esempio, da noi a novembre abbiamo tagliato il prato a settembre, a novembre c'erano di nuovo i capolini di silene. Ovviamente cresce un po' più lentamente rispetto alla primavera, quando invece scoppia e bisogna correrle dietro, se no va a fiore. Anche se in realtà in alcune regioni ho letto che vengono consumate anche le infiorescenze fritte, come tanti fiori eduli, perciò fritto si può mangiare veramente di tutto. E si sa però che appunto ha contenuto di vitamine, sali minerali, soprattutto in vitamina C e fenoli. Supera di gran lunga gli spinaci coltivati e ha degli estratti estremamente emollienti, motivo per cui viene usata per la preparazione di saponi particolari e come impacco per curare le infezioni degli occhi. Quindi c'è questa nota. Dalla chat dicono che si friggono come impastellati come i fiori di acacia, e tendenzialmente è una cosa che si fa spesso con i fiori a bocciolo, perciò che danno un po' di consistenza e di presenza. Allora, le altre due specie che sono praticamente sorelle sono la Silene dioica e la Silene latifoglia, che io chiamo Silene alba, sempre si chiama alba soprattutto perché, appunto, come vedete, è una varietà con sia la latifoglia che la dioica. È una varietà che tende a essere più grande, quindi tende a fare anche proprio degli steli molto più alti rispetto alla vulgaris. E se la vulgaris è completamente glabra, quindi sia le foglioline che gli steli sono assolutamente lisci, invece la latifoglia e la dioica sono pelose, quindi hanno le foglie pelose, molto più grandi, tendenzialmente più grandi. Vedete che si vedono sempre bene le venature, sono molto incise. E il fiore è simile, solo che abbiamo un callice più piccolo, che non scoppietta, e la corolla è molto più estesa. Nel caso dell'alba è appunto bianca, e qua le vediamo tutte e due insieme. Nel caso della dioica tende al rosa fucsia, però sono appunto tutte e due, sono tutte e tre specie edibili, che sono, anche se magari appunto morfologicamente sono molto diverse, sono tutte e due, tre estremamente legate, sono proprio specie diverse ma quasi unica. Allora, vediamo se manca altro. Forse no. Io aggiungo solo che Vai. una chicca per riconoscerla, da me c'è la senape, sì, la senape, la Silene alba, e gli stridoli li ho tanto sentiti, tanto cercati, ma non li ho mai trovati in questa zona, quindi vedremo quando li troverò. Però la Silene alba, praticamente quando si prendono le foglioline, anche le cimette, che anche qua sono proprio morbidissime, sembra un velluto toccandole. E si tagliuzzano, si spezzettano, in modo che utilizziamo tutti i nostri sensi anche per il riconoscimento, si sente proprio che è una specie che viene voglia di mangiare perché il suo odore è molto delicato, ma ricorda comunque il fagiolino, ecco, quindi è un odore che effettivamente ci induce a pensare e poi a cucinare, a pensare che sia cucinabile e a cucinarla. Io personalmente sto utilizzando molto la Silene alba insieme al Soncus. E non li scotto neanche più, li metto direttamente in padella con aglio, olio, olio, peperoncino, Sì, è già comunque un una pianta. aperitivo. Sì, è una pianta che non è coriacea, quindi è estremamente delicata da quel punto di vista, a differenza di quella che può Esatto. essere magari una barbana, che tende a essere un pochino più coriacea. Sono piante veramente delicate, quindi
parte i peletti dell'alba che magari possono essere un po' più fastidiosi alla crudi, ma la silene vulgare si può tranquillamente consumare anche cruda, anzi, di solito è meglio consumarle crude perché mantengono invariate tutte le loro proprietà, che invece magari nella maggior parte delle volte cuocendole ne perdono comunque una parte. Questa era una pianta che si considerava venisse usata solo dalle streghe, perché proprio per quello che dicevi prima, che c'è pochissima enciclopedia tutt'oggi, quindi non ce n'è tanta come le altre erbe, soltanto le donne che si tramandavano di madre in figlia o comunque oralmente gli utilizzi, avevano capito e compreso che poteva essere un medicamento. La silene anche per tutte quelle zone irritate ed arrossate, anche per gli occhi, soprattutto per gli occhi, quindi un'area molto delicata. E quindi si pensava e si usava a credere che chi riconoscesse la silene e la andasse a raccogliere poi veniva purtroppo bruciata sul rogo perché era una caratteristica solo delle streghe. E un'altra cosa magica è una sua sorella che però cresce in Africa del Sud, quindi che non abbiamo, che è una silene che praticamente è sacra perché avendo molti, molti, molti principi, aiuto che si chiamano, aspetta che adesso li prendo, non mi ricordo, va ad essere chiamata la pianta dei sogni perché induce ad un sonno anche divinatorio. Quindi è usata proprio per le iniziazioni, per le cose sciamaniche, è una pianta veramente sacra, ha delle popolazioni per i suoi utilizzi. Si dice che se tu facessi delle domande di collegamento ai tuoi antenati e poi utilizzassi questa silene, praticamente ti aiuterebbe a contattare i tuoi antenati, quindi anche proprio per aiuto per i viaggi astrali, per tutto quello che concerne il mondo invisibile e intangibile. Sì, per me è una pianta che è molto legata agli antenati, nel senso che è la prima pianta che mi è stata insegnata a riconoscere da mia nonna quando ero piccola, quindi è proprio il tipo di pianta che usciva nel prato, non aveva niente da fare la domenica pomeriggio, si passava a rastrellare il prato e trovare tutto appunto la silene e la salvia dei prati, ed è una delle poche piante che ho imparato da mia nonna, quindi a livello proprio di connessione con quelle che possono essere delle usanze, delle Bello. tradizioni anche, sì, che poi appunto vengono tramandate di madre in figlia, perché alla fine la parte di raccolta era spessissimo e quasi esclusivamente affidata alla parte femminile e anche ai bambini, perché comunque il conoscimento, soprattutto quando si è affiancati magari da un adulto o comunque o magari anche da un nonno che si occupa, che conosce questo tipo di materia, può iniziare anche da piccoli, perché alla fine, se poi cresci con l'immagine di queste piante e inizi a frequentarle proprio a livello di pratica, cioè, sono un po' una parte di te, come si impara a riconoscere i colori o come si impara a riconoscere tante altre cose, perché non inserire anche degli elementi che possono essere più utili da questo punto di vista. Anche che ci circondano in modo naturale. Sì, Quindi sì, assolutamente. qualsiasi bambino riconosce fiore, pianta, albero, foglia, erba, perché no andare più nello specifico? Già fanno il riconoscimento della margherita rispetto alla rosa, cioè già una cosa girasole che abbiamo tramandato, non viene da loro. E quindi si No, può esatto. andare ancora più in profondità. Comunque sì, è vero, una volta era proprio la donna che raccoglieva, è la famosa curandera del villaggio, curava utilizzando le erbe, però siccome la maggior parte della enciclopedia, dell'antologia, era riservata ai monasteri, quindi erano i monaci che detenevano tutto il sapere anche della parte curativa delle erbe, se una donna osava sapere, era subito additata come strega. Quindi pensate, Esatto. no? Due pesi, due Purtroppo, misure. esatto. Da questo punto di vista, assolutamente, anzi, Esatto. anche tutti i saperi che legati alle erbe, legati agli usi e
anche proprio alle applicazioni pratiche di tutta una serie di conoscenze della natura, delle stelle, piante, tutto. assolutamente, vengono direttamente tacciate come stregoneria. Le Quando lune. invece sì, esatto, e vengono appunto condannate quelle che poi erano le persone che se ne occupavano e che custodivano questo tipo di conoscenza e che da questa conoscenza ricavavano anche un certo prestigio a livello sociale, perché comunque avere la conoscenza di ciò che può aiutarti in alcune situazioni o come magari ricavare cibo o ricavare altre cose dalla natura ti pone comunque in un qualche modo in un ruolo di potere, di importanza sociale, e questo non era assolutamente tollerato, soprattutto nel momento in cui viene introdotta la Chiesa che vuole prendere il monopolio da questo punto di vista. Perciò anche tutta la parte del tacciare come strega o tacciare come appunto, sì, come strega fondamentalmente. Una conoscenza che veniva tramandata di generazione in generazione ha fatto sì che tutte queste conoscenze fossero riscoperte solamente, cioè fossero non riscoperte, fossero concesse solamente all'interno magari degli ordini religiosi, mentre invece era una conoscenza popolare, che dava anche un ruolo importante a questo tipo di figure e di persone a livello proprio di riconoscimento sociale. Perciò c'è stata anche proprio una volontà di cancellare questo tipo di figura per non avere una contrapposizione all'interno magari del villaggio, all'interno magari della comunità di riferimento. Perciò la Chiesa e il sapere che veniva concesso dalla Chiesa doveva essere l'unico, non era tollerato nessun altro tipo. Basti vedere Mando. che sono stati sostituiti poi anche tutti i culti pagani. Anche tutte quelle tradizioni e quelle usanze che poi sono state magari addirittura integrate, però private di quelle che potevano essere i loro significati e le loro radici, proprio nella pratica e nella quotidianità della vita delle persone più a contatto della natura di adesso. Sì, ma anche perché chi sa e chi sapeva riconoscere. Lo faceva, come suggeriva anche Francesca in chat, sia in accezione positiva sia in accezione negativa, nel senso che quando c'erano delle situazioni poi di avvelenamenti, di morte causata, quindi omicidi, quindi di cose un po' più pericolose, eclatanti, allora lì è nato il discorso della strega, ma anche semplicemente immaginato in un contesto odierno, voi arrivate a casa mia. E non mi conoscete, io vado a fare una stesa di semi di senape magari davanti casa con un incenso in mano. Cioè, anche al giorno d'oggi è subito un pensiero che riaffiora perché ce l'abbiamo nel nostro DNA, no? Quindi anche un rituale, quindi la magia del rituale che magari scongiurava un portafortuna piuttosto che un portasfortuna, piuttosto che arrivo all'improvviso qualcuno nel villaggio. Magari moriva di infarto, ma non si sapeva a quel tempo che poteva esserci l'infarto e magari c'era la stessa mattina una donna si era svegliata all'alba per andare a raccogliere le erbe. Eccolo qua che si faceva uno più uno. Da lì poi la strega bianca e la strega nera, no? Perché la strega bianca le riconosce ma le usa per la parte curativa, la strega nera è quella che però in realtà è un po' come lo yin e lo yang e come i poli opposti e le facce, scusatemi, opposte della stessa medaglia. Quindi quando conviene pensare co quello che conviene pensare della stessa persona, della stessa situazione, della stessa realtà. Quindi poi sì, anche nella chat, insomma, ci dicono che questo è un tema che sentono in tanti. Il culto pagano, tutte le tradizioni, i miti, ma anche i rituali che si fanno, il Vesak, quello del sole e della luna che sono nello stesso momento nel cielo, che a me piace proprio celebrare con delle preghiere e quant'altro, lo facciamo in gruppo. Sono tutti culti che derivano dal paganesimo, che poi la maggior parte delle figure femminili delle dee sono state trasformate nel culto della Vergine Maria, che quindi è vergine, madre, donna, è A sangue, chiudere. acqua, terra e cielo, è vero, quindi anche la Trinità stessa, però derivano da una tradizione più antica, più arcaica, più profonda e poi basata sugli spiriti naturali. Sì, assolutamente.
Io ho una domanda, oggi facciamo la pausa cena oppure no? Bella, lo sa, bella domanda, sì. Sì. Io alle 8 dovrei andare dai miei a cena, quindi alle 8 vi saluto. Tu Poi la ovviamente fai la pausa cena? prendo e mi ripresento dopo quello. Dopo. Se volete possiamo tirare fino alle 8 e poi fermarci come l'altra volta oppure preferite prima? Tanto di solito era alle 7:50, no? Quindi. Sondaggio. Ok, fino alle 8 e poi io vi lascio e vedrò la registrazione se continuate dopo. Va bene. No, ti facciamo riassunto domani mattina in chat, Ah, sì, è vero, anche. I primi 200 messaggi saranno dedicati al riassunto. Esatto. Non so se ti conviene. Ok, allora andiamo avanti ancora un momento. Allora. Anche Mi sa che manca la borragine tra queste. la Esatto. borragine, sì. Vado io? Vai. Allora, sicuramente è una pianta molto conosciuta perché è una delle poche e rare erbe spontanee che si utilizzano anche nei ristoranti, negli agriturismi da tantissimo tempo. Quindi per dirvi, nella mia esperienza, quando si parla di erbe spontanee e ho iniziato quindi questo percorso formativo, i miei genitori mi dicevano: abbiamo mangiato delle tagliatelle con la borragine, che erano andate in agriturismo, quante, ma non sapevano assolutamente che cosa fosse questa borragine. Il signore dell'agriturismo aveva spiegato che era un'erba spontanea, ma di più non sapevano. Questo primo lockdown hanno mandato delle foto i miei genitori, loro abitano in una valle del fiume praticamente, quindi hanno l'orto di casa, le scalette che scendono direttamente sul fiume, quindi non hanno recinzioni. Quindi stavano passeggiando lungo questi argini che erano meravigliosamente tutti fioriti. Mi mandano una foto mia mamma, dietro di lei una distesa di borragine fiorita meravigliosa. Allora io ho cerchiato la foto e ho detto: mamma, sei immersa nella tua amatissima e famosa borragine. Quindi sono andata a raccoglierla e poi, quando si poteva, insomma, me l'hanno portata e dall'acqua in cui ho lavato la borragine, praticamente è nata la prima piantina qui, quindi ho importato nell'ecosistema la borragine che da quando è nata, poverina, penso che per spirito proprio di sopravvivenza, non fa altro che continuare a far fiori proprio per la sua volontà di ripiantarsi. E non morire, perché anche adesso è fiorita, quindi è stranissimo che la borragine sia fiorita d'inverno. Lei fa foglie, ne avrà fatte due o tre, poverina, ma tutti fiori di continuo, perché poi il suo fiore, come vedete, è meraviglioso, è questo color blu-viola, molto molto intenso. Dietro al fiore vediamo la caratteristica stella. Infatti si chiama anche che il fiore a stella, brava, grazie, che è la parte che va tolta per poi consumare il fiore fresco in insalata. La parte dei petali quindi è molto molto bella, molto scenica, anche perché i fiori non sono unici, ma sono dei grappolini di fiori. Come si vede bene nelle foto in cui si vedono più grappoli di fiore, quando il fiore ha maturato i semini che sono all'interno del fiore stesso e puntano in avanti in maniera indescrivibile, sono 4-5 semini neri, il fiore si ripiega su se stesso, quindi va proprio a puntare come un missile i fiori al terreno, in modo che con il peso dei semi che nel frattempo quindi acquisendo acqua, sali minerali e quant'altro crescono, il fiore invece va ad avvizzire e si vanno a piantare direttamente nel terreno. Quindi il fiore tende ad andare sempre più verso la terra. Quindi vediamo questi steli anche nella foto più grande che anche per il peso vanno verso la terra. Il fiore è già posizionato per autoseminarsi. Quindi i semi vanno proprio conficcati. Poi vedete come sono piccoli, fini ed affilati, proprio per non trovare difficoltà a
a seminarsi da soli nel terreno, quindi questa è già una sua caratteristica. E la borragine è una pianta, il suo nome è Borrago officinalis, è una pianta di quelle che alla vista ricordano un po' l'ortica, perché come vedete bene dalle foto che abbiamo anche del gambo, è una pianta molto pelosina, anche delle spinette, quindi sui cespi più grandi dà fastidio, quindi anche proprio per selezionare le foglie, se avendo questo aspetto molto abbondante, quindi può raggiungere anche lei anche 1 metro di altezza, considerate che la parte dei gambi diventa sempre più spinosa, ok? Quindi sempre che fate un pochino di attenzione, quindi anche qua. È una pianta che, a parte il fiore, privato dei semini e privato della stella dietro che picca, che può essere mangiato crudo in insalato, per tutto il resto della pianta va scottato per impedire a questa peluria di darci fastidio. Ok? Quindi è importantissima questa parte. Quando è piccolina ha queste foglioline che formano questa rosetta che sono opposte, le vediamo bene, ne crescono di solito due a due più o meno. E non è sempre facile da riconoscere, quindi è una di quelle piante che invece quando è fiorita si riconosce ed è una pianta che anche se in fioritura si mangia tranquillamente tutta, quindi anche le foglie e quant'altro. E questo, insomma. La borragine ci va proprio a richiamare un atto di coraggio, sia perché per raccoglierla dobbiamo affrontare sempre questa visione delle spine, sia perché i suoi fiori proprio si aprono con questa stella che gli fa da scudo. Quindi lei si semina da sola, quindi il messaggio che ci dà è un messaggio di coraggio. Allora, contiene molte saporine nelle foglie. Il messaggio che ci dà è il coraggio di comunicare bene ciò che vogliamo. E quindi quando andiamo a consumare la borragine saremo più in grado di comunicare in modo fluido come l'acqua del fiume in primavera. È un ricordo di Perseo e Andromeda. Infatti, la piantagine fiorisce di solito a primavera inoltrata. La principessa Andromeda era stata imprigionata e si ricorda questo avvenimento il 4 aprile. Momento in cui la borragine inizia a crescere, a spuntare, a vegetare e viene liberata da Perseo il 5 maggio, momento in cui fiorisce. Quindi il fiore si dice che sia stato proprio il messaggio di Perseo che manda alla terra che ha liberato la sua amata principessa Andromeda. Come principio, la borragine è un alto espettorante, ma è anche molto emolliente, è diuretica, depurativa, antinfiammatoria e anche antipruriginosa, quindi va a fare un po' il contrario di quello che fa lei. Si può usare come unguenti, in volgare si dice impiastri, quindi proprio utilizzata sulla pelle, magari anche miscelata a un olio vettore, a delle creme, a altri principi, insomma. E la sua radice è una radice fittonante, quindi anche qua troviamo una delle erbe, tra virgolette, pioniere perché va a spaccare bene il terreno sotto di lei. I suoi fiori sono dei fiori molto nettariferi, quindi è anche un'ottima semina per chi intende aiutare i nostri impollinatori, le nostre api tra i più famosi, o proprio per chi vorrebbe fare dei mieli, insomma, con delle erbe spontanee, quindi come faremo noi probabilmente. Io sto selezionando i semini perché è semplice selezionarli, quindi faccio a random, delle settimane li raccolgo, delle settimane li lascio trapiantare perché voglio che si espanda anche da sola. Mi sento il peso della responsabilità, se poi non ci riesco fa meglio da sola. Quindi anche lei sto conservando i semini, magari nei prossimi tempi riuscirò anche a donarli a chi la vorrà con molto piacere. Penso che più o meno ho detto tutto. Chiara, aiutami tu. Aggiungo solo una cosa che appunto facendo parte della famiglia delle borraginacee, come la consolida, contiene delle sostanze epatotossiche, quindi tendenzialmente viene consigliato di non consumarne in quantità industriali, soprattutto se magari si hanno un po' più problemi proprio a livello di fegato.
come la consolida, appunto, andarci piano, magari aggiungerla ad altre essenze, ad altre foglie, però, ripeto, appunto, bisogna veramente mangiarne in quantità industriali perché abbia questo problema, abbia questi effetti. È come quando si dice che se una donna è incinta non può mangiare il prezzemolo perché è abortivo, cioè stiamo sempre a Esatto. parlare di, cioè, e quindi ci sono le donne terrorizzate, no, 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 io senza prezzemolo nel mio piatto, cioè stiamo parlando di una dose massiccia, cioè creata appositamente per quello scopo. Frittatona con borragine, esatto. La borragine è una pianta veramente molto amata in cucina. Io ci ho fatto delle tagliatelle, quindi avevo fatto le tagliatelle di borragine, quindi messe nell'impasto, condite con le ortiche. Quindi ho fatto una pietanza di erbe picchevoli, che piccano. E ci si fanno degli ottimi ripieni, quindi è veramente, veramente una coltura da tenere in considerazione per i propri orti, per il suo sapore. Io la consiglio veramente tanto. Sì, penso che soprattutto al centro-sud sia una pianta che già spontaneamente è piuttosto presente, quindi viene su un po' come i funghi. Io su a Sì. 1.000 metri ho fatto un po' fatica, ma credo dipenda anche dal fatto che era particolarmente in secca, quindi particolarmente spinosa. Però ha fiorito veramente tantissimo. Adesso non so se si rinseminerà quest'anno, però ecco, è una di quelle piante che è perennemente visitata dagli impollinatori. Quindi da quel punto di vista è sicuramente degna di nota. Cosa vuol dire meglio con i semi, Elena? Hai ragione, perché volevo scrivere una cosa che hanno scritte due insieme. No, volevo dire, siccome mio babbo ce l'ha in una parte di bosco, la borragine, io l'altro anno me ne ha portato due o tre piantine, l'ho provata a piantare qui nel mio, però non hanno fatto niente, cioè hanno fatto solo quell'anno lì, poi l'anno dopo sono morte e non sono più ricresciute. Però ho sentito te che hai detto prima dei semi, quindi è meglio che tolgo i semini e me le semino? Prova. Se è meglio, esatto, non lo so, Perché le perché piantine non non... mi sono rimaste. Però per dirti che io dalla zona del fiume in primavera di mia mamma alla collina, con l'acqua con cui le ho lavate, io non la butto mai via, quindi l'ho data alla parte dove ci sono i fiori, quindi un terreno in cui Infatti. è nata sotto una palma e tra il timo. Infatti, ho sentito, hai detto così, quindi provo magari Esatto. con i semi a Ma togliere anche magari. perché sono facilissimi da togliere, tanto se l'hai vista il fiorellino Sì, lo sì, vedi, sì, cioè sì. sono proprio tutti in fuori, quindi effettivamente io le Sì. sfilo con le mani, No, augurando esatto. che le abbia presi nel momento più giusto, quindi aspetto proprio che il fiore si pieghi su se stesso. Credo che lei si propaga in questo modo, quindi credo che ami questo tipo di propagazione. Ale, scusa. Anche perché... Il semino però non è quello là che ti tiri via insieme al fiore. È all'interno. Quindi tu tiri via i peletti, scusatemi, Cioè, quei semi. il fiore quando arriva a maturazione cade, la parte che Sì, dici te sì, che si stacca, però i semini poi sono all'interno, maturano sì. Si all'interno. formano, sì, qua all'interno, quando poi il fiore cade, sembra come se il fiore si richiuda, come se si richiudesse, però non ci sono più i petali. Ti All'interno si mando una formano foto. questi Allora quattro. scusate perché io erroneamente ho raccolto proprio quelli che si vedono neri, quindi scusatemi, non ho neanche visto se erano esattamente convinta che fossero quelli, che non ho neanche E effettuato quindi un io li se... confronto. Valentina, li posso prendere i semini e poi li lascio così nella terra, li metto così, cioè Ma senza fare. guarda, a questo punto ti può aiutare chi ci ha dato l'informazione che non ho riconosciuto chi parlava, scusatemi. Perché io quest'anno, che è il primo anno che ce l'ho, ho preso semplicemente quelli neri che si vedono. Quindi ho fatto un Cercando una errore. foto ve la giro in chat, vi faccio Luca vedere. è stato, non abbiamo visto. Ok, grazie intanto. Però ecco, ripeto che essendo anche questa fittonante... Di solito è anche difficile quando è grandina prendere tutta la radice, quindi magari anche per quello potrebbe essere difficile la propagazione rispetto al seme. A mio babbo. Ho messo la foto in chat. Comunque io ho provato, tipo anche a volte quando li raccolgo per cucinarli, a volte
alcuni mi rimangano lì, proprio tutto il, l'infiorescenza. Poi il fiorellino cade, sì. Rimane il, la parte dove, dove ci sono i semi che maturano e poi piano piano anche loro si staccano. Vediamo se riesco a farvi vedere, la vedete? Questo, no, qua, questo qua è quello che rimane poi all'interno quando il fiore sì. Si stacca. E questi qua si formano, semi. Esatto, si formano questi tre man, semi. Man mano che secca, man mano che secca tende proprio a spararli fuori. No, infatti il problema è che magari toccandolo, anche solo avvicinandosi, o cadono già da soli, quindi non li becchi in tempo. Però sono proprio queste palline. In teoria, finché il fiore è attaccato, il seme non è ancora maturo. Sì, 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 finché il fiore è attaccato, sì, assolutamente. Infatti il problema è quando poi appunto rimane solamente la parte del calice dietro, che si, si piega e inizia a seccarsi, tendono a cadere un po' da soli. Però sì, i semini sono questi qua. Grazie, io davo proprio per scontato invece che erano gli altri proprio che... No. Ok, andiamo. Allora, passiamo oltre. Da cosa vogliamo partire? Faccio io la mia lista? Sì, tanto sono gli ultimi 5 minuti. Mm. Ecco, facciamo la lista, dai, che così quella la conoscono abbastanza tutti, credo. Dove non nasce. No, esatto. Ragazzi, c'è solo una cosa che mi è rimasta come punto interrogativo. Quando avete parlato della Silene, le avete detto, sì? Diciamo, le tre principali, però è fondamentale che facciate farla... Che... insegnate a riconoscere la distinzione con la saponaria, perché si confonde tantissimo con la Silene alba. Quindi le distinzioni essenziali, perché con la saponaria, se esageri, non è che fa tanto bene, eh? È un po' tossica, per cui quello magari evidenziatelo. Chi non ha la pratica nel, nel riconoscerle al volo, ci sono dei caratteri essenziali, quello ditelo, insomma. Vai, vai Franci, dillo tu. Io la saponaria, per esempio, non ce l'ho, ho i semi quest'anno. È molto simile all'alba, è molto simile alla aspetta silenzio. Che torniamo su. La distingui nettamente per il colore del fiore, sì. Perché mentre l'alba ha un fiore bianco, la silene e la, la saponaria ha un fiore rosa, che non è rosa però come il fucsia della sì. Violia, ok? È molto, molto delicato. Le nervature delle foglie arrivano fino a 5 nervature, mentre nell'alba si fermano a 3. E poi il fusto, la distinzione sta nel fusto, nel fatto che sia glabro e non sia pubescente, cioè non ci abbia la peluria alla base. Però diciamo che per non sbagliare la silene andrebbe raccolta quando è in fiore, perché così sei sicuro che non ti sbagli. Perché la, veramente la parte iniziale tende fortemente all'inganno, soprattutto appena le foglioline quando sono piccole, perché all'inizio hanno 3 nervature, poi passano a 5, quindi il rischio è forte. Quello è un consiglio che ci hanno dato quando abbiamo fatto il corso, fondamentale. Vedi, io invece qua la saponaria non l'ho non, mai vista. Guarda, io per dire c'ho più saponaria che silene, ecco. Per dirti. Dipende tantissimo da, da, dalla cosa. Come pure sul versante est de, del Poggio c'è piena di borragine, sul versante ovest, pure che ce l'ho portata, non attecchisce neanche a dire. Questa cosa è successo con l'ortiga. Quindi vai a sapere quello che gli dice. Vai, sono cose un po' così, è la natura. Sì, sì, sì. Ma guarda, infatti Franci, io proprio per accostarmi a te, il primo anno e mezzo ho aspettato a raccogliere qualsiasi erba, anche la cicoria, cioè che è identica magari alla cicoria coltivata, perché volevo esserne certa con il fiore, ecco per quello dico il metodo del bastoncino, perché io li ho fatti. È meglio poi... rischiare piuttosto che rischiare, questa è una regola. No, no, è la regola proprio. Quindi è così, poi delle, delle erbe si confondono tra loro anche perché acquisiscono dei caratteri differenti, quindi diventano un po' polimorfe.
anche il fatto di tagliare sempre l'erba, magari le piante che noi vi diciamo arrivano a 30 cm di foglia, magari ci sono lo stesso, ma certo, rimangono piccoline. Non la porti neanche a fioritura, quindi tutto sommato non riesci a poi a distinguerla, perché tante volte è proprio nel fiore la differenza, no? Piuttosto che le foglie nell'ultima parte vicino ai sepali. No, è sempre importante vedere la fioritura, quello è non solo importante, credo che sia essenziale anche per noi per vedere lo sviluppo della pianta. Sì, decisamente. Per dire perché effettivamente per una persona che non è abituata, come dicevo anche sui video l'altro giorno sulla chat, c'è la rucola selvatica, quella magari che è con i fiorellini bianchi, che è in odore, all'inizio con la senape alba è identica. Sì. Per esempio la cresta di gallo che tu hai detto, idem da me. Si confonde tantissimo con la rughetta. Sì, capito, quindi... Ci sono tantissime similitudini, ecco perché noi ci teniamo a dire ragazzi la chiacchierata, poi non è che magari con le foto, come ho fatto l'altra volta, il Zoncus e il Centocchio erano evidentissimi che erano quelli, però se sono comunque spontanee, anche perché magari crescono talmente ravvicinate che nel raccogliere la senape ci viene su un'altra erbetta, andiamo a lavarle, sembrano identiche, magari ci fa male la pancia, adesso non è un ciuffettino, però è bene non farli certi errori. Io per abitudine le assaggio sempre, cioè, proprio la cosa che prendo, ne vedo una, stacco una foglia e l'assaggio, non sono mai morta. Ma in campo? In campo? In campo. Vedi, noi questa cosa, io più che altro l'odore, però mi hanno abituato anche a non mettermi quello attaccato al naso. A noi ci è stato insegnato la prima cosa è spezzare il fusto principale e vedere se fuori esce un latte bianco o colorato, perché già la differenza tra il tossico e non tossico sta nel colore del lattice. Vedere se il fusto è cavo o è pieno, già questa è un'altra distinzione. Tendenzialmente se il fusto è cavo è una pianta commestibile, se il fusto è pieno c'è sempre un rischio. Quindi i primi step di riconoscimento e poi da lì c'è il sapore. Da lì poi, che poi viene mano a mano, che rimane sempre circoscritto al mio territorio, perché esatto. La pianta da un'altra parte c'è un altro sapore sicuramente, però almeno io nel mio piccolo settore oramai ho imparato a riconoscere che quella che sta lì e che cresce lì e che oramai si distingue per quella conformazione è una pianta buona. La riconosco anche nel capito? Io della cicoria veramente ogni angolo mi cresce in modo diverso. Sì, assolutamente sì. La cicoria... E la Silene Alba ce l'ho nel box del cane che è piena, infatti mi c'è rosico che non si può mangiare perché ci sono gli escrementi del cane che non va bene. Però... Da un'altra parte ce l'ho, ma l'ho scoperta adesso, quest'anno, perché prima non cresceva o quando era cresciuta una volta aveva fatto veramente quasi niente di fiori, quindi non ero convinta nemmeno che fosse lei. È un po' così. Poi ti dico, la saponaria mi ha portato i semi Maria Sonia perché è molto importante per la psoriasi, le dermatiti, fa molto bene, se no non ce l'avevo. Quindi ogni zona ha anche le sue erbe più caratteristiche. Sulla carota, io con Chiara quando siamo confrontati, la carota mettiamocela, io ce l'ho ovunque, però giustamente anche lei dice, da me ci sono erbe, da noi la carota si utilizza molto spezzettare la fogliolina perché quando la trituri con le mani già sprigiona questo aroma inconfondibile di carota. Però lei giustamente mette, guarda che da me ce ne sono alcune specie di ombrelliferi che sì, possono confondere con la carota selvatica che invece danno proprio l'orticaria. La cicuta si confonde con la carota tendenzialmente. La cicuta, ma lei anche altre ce ne ha. Quindi sicuramente poi più sali e più No, poi di ombrellifere così ne hai tante, ce ne sono tante, soprattutto poi in giro da me ce ne sono proprio tante, quindi all'inizio proprio nei corsi inizio le ombrellifere no. Sono rischiose, io per dire qui ce n'ho tre e basta, che so, la carota, il finocchio e la cicuta. C'è anche la ferula, però già sta un po' più distante da noi, sta un po' più giù. Quindi ecco, anche per chi se ne intende parecchio, tipo Francesca, tipo Luca, chiunque, cioè intervenite perché magari da voi ci sono cose da tenere in considerazione che per esempio noi sul discorso della saponaria non ci siamo neanche mai prestato attenzione né sentito di questa cosa, proprio perché se non ce l'hai non ne conosci nemmeno, cioè non ti è mai capitato,
come fai? Come magari chi confonde la melissa con l'ortica, con il lamio, con la borragine. Cioè, quando mio padre gli ho detto mi riporti sul luogo della borragine che voglio vedere se è nata, perché anch'io volevo trapiantarmene qualche piantina, mi ha portato in mezzo all'ortica. Caruccio! Non che sia difficile trovarla sulle borture dei fiumi, però per camminato parecchio c'era Bardana, questa gli assomiglia, quindi mi rendo conto che ma questa è una Bardana, ma da che foglie grandi, magari una borragine così appena nata. Quindi grazie Franci. Sì. E intanto sono le 8, magari la Melissa la facciamo dopo a questo punto. Esatto. A che ora ci si rivede? 8:30, 8:40. Cambiamo famiglia. La melissa, come tante altre aromatiche, fa parte delle lamiace o labiate, sono caratterizzate da avere spesso il fiore molto simile a questo, quindi con questo labbro. Così assomiglia anche al fiore della salvia, al fiore del rosmarino, al fiore del basilico. Infatti vedrete che comunque sono fiori che tendono un po' a assomigliarsi, magari cambiano nel colore. Però poi sono appunto disposti lungo all'ascella delle foglie, quindi proprio attaccate al fusto, vicino all'attaccatura della foglia proprio. E sono la melissa, proprio il suo nome deriva dal greco melitta, che vuol dire ape da miele, perché è una delle piante mellifere per eccellenza ed era conosciuta per queste sue proprietà già nell'antichità, tant'è che Alessandro Magno aveva disposto che ne fosse piantata in grandi quantità per tutto il regno, non solo per questa sua proprietà, ma anche proprio per poi quelle che vedremo dopo. Era considerata il balsamo del cuore, perciò una pianta che riportava, oltre a tutta una serie di altre proprietà, collegata molto all'allegria, al combattere la malinconia, e veniva prescritta con queste idee dietro. Allora, la melissa si distingue principalmente da tutte le altre piante che hanno questa foglia che può essere confusa per il profumo. Perciò il caratteristico profumo limonato della melissa, che è proprio quello suo caratteristico. E infatti l'appellativo officinalis deriva da officina, ovvero laboratorio nel gergo medievale, quindi era una pianta che veniva impiegata magari in farmaceutica, in erboristeria, in profumeria, e l'officinale si indica questo. Poi, come vediamo, ci sono delle piante che sono inserite tra le piante officinali che hanno questo appellativo, altre invece per esempio no. È una pianta erbacea, quindi è una pianta erbacea che ramifica in molti fusti direttamente da terra, direttamente dal rizoma, che è strisciante ed è tremendo, nel senso che una volta che è in orto si fatica a togliersela di torno, anzi. E tende a fare dei cespugli molto belli, soprattutto nella prima fase vegetativa, perché tendono a essere compatti con queste belle foglie. Questa è la foto di Valentina, che vi fa vedere questi bellissimi ciuffetti di foglie giovani prima della fioritura, che sono appunto, hanno questi margini che sono dei piccoli lobi che potrebbero essere confuse con quelle dell'amium, a volte dell'ortica, ma appunto una delle loro caratteristiche, oltre a questo bel verde brillante e la forma arrotondata, è il fatto che sprigionano appena vengono toccate questo profumo di melissa. È una pianta, le foglie sono appunto picciolate, quindi come veniamo qua hanno un picciolo, non sono attaccate direttamente al fusto,
Il fusto tende a essere pubescente, quindi peloso, come vediamo qua, che ricopre anche i calici, la peluria. Le foglie sono di un verde molto intenso, poi quando la pianta cresce, soprattutto nella prima fase, perché appunto crea proprio questi foglietti compatti, e mentre invece poi quando lo stelo sale a fiore tende un po' a rovinarsi, soprattutto nella parte inferiore, perché spesso tende magari ad avere foglie che si seccano e così. Infatti di solito la melissa si raccoglie come tempo balsamico durante o appena prima della fioritura, quindi verso giugno come tante officinali. Però già se si vuole usare la foglia anche a scopo culinario, perché comunque si può usare in tanti modi, il momento migliore per raccogliere delle foglie fresche, che quindi siano più tenere, è quando non hanno ancora il fiore. Come vediamo, appunto, il fiore appare all'ascella, rimito in questi mazzetti con questo calice verde. E il fiore è solitamente bianco o rosato, dell'appunto la tipica foggia della labiata o lamiacea. Addirittura il legame, appunto, sono molto visitati dagli impollinatori. Addirittura ci sono delle note che dicono che la melissa venga usata sia come rimedio, per rinforzare lo sciame, quindi mettendo infuso di melissa fredda appena fuori dalla porticina dell'alveare, che proprio per attirare nuovi sciami strofinata contro le arnie. Quindi il suo nome deriva, si dice anche che derivi appunto da una leggenda greca per cui Melissa era una ninfa, Apollo se ne innamorò talmente tanto da iniziare a trascurare i suoi doveri, quindi quello di far sorgere e tramontare il sole. Per questo motivo, le divinità più in alto, più grandi, decisero di punirlo e trasformarono la ninfa in una peregina. Perciò anche questo legame fortissimo con la simbologia dell'ape. È una pianta che tendenzialmente preferisce i terreni umidi, un po' più ombrosi, ma si trova tranquillamente anche al sole. È facile trovarla vicino ai sentieri, ai margini del bosco, ai margini dei prati. E la massima concentrazione di oli officinali si ha nelle foglie basali, a differenza invece di moltissime piante in cui di solito la concentrazione massima di oli essenziali si trova nella parte apicale, che è quella che poi spinge a fiore, e di solito è la parte della pianta che contiene più proprietà, contiene più oli essenziali, mentre invece appunto nella melissa addirittura le foglie medie e lungo il fusto, quindi le foglie più in basso, sono quelle che contengono addirittura il doppio degli oli essenziali rispetto al resto della pianta. L'olio essenziale di melissa è uno dei più costosi e dei più ricercati, anche perché ha una bassissima resa. Per fare 1 chilo di olio essenziale, che è comunque un sacco, ci vogliono 7.700 kg di melissa, quindi fresca. Perciò è veramente, oltre ad essere abbastanza difficile da trovare in commercio, tende a essere appunto un olio abbastanza costoso da questo punto di vista rispetto ad altri. Allora, come dicevamo prima, è appunto una pianta che era conosciuta già dagli arabi nel X secolo come balsamo del cuore, perché si diceva che appunto già il suo aroma e il suo profumo appunto potessero curare gli stati magari di depressione o di malinconia. Inoltre, una delle proprietà per cui è famosa è appunto l'aspetto calmante, quindi tende a essere digestiva ed è quindi consigliabile come dopo pasto e ha una funzione regolarizzatrice sull'intestino e sullo stomaco. Oltre a questa è anche diaforetica, vuol dire che stimola la sudorazione. È
è usata anche come ansiolitico e sedativo e viene usata contro l'herpes labiale, quindi viene usato appunto come antivirale da questo punto di vista. E l'olio di melissa ha una proprietà antinfiammatoria per la pelle. Sono famosissime anche i rimedi dei frati, che storicamente usano appunto la melissa per creare queste acque di melissa, in particolare i frati carmelitani, i monaci carmelitani. Ecco, quindi ecco, è sconsigliato alle persone che sono ipotiroidee, quindi o assumono farmaci per la tiroide, perché tende ad andare a interagire con questi farmaci, quindi potrebbe rallentarne l'assunzione. Comunque una pianta officinale abbastanza nota, abbastanza conosciuta, e in Italia è diffusa in tutte le regioni, anche allo stato spontaneo, e perciò è facile incontrarla anche in giro. È una di quelle piante che anche io ho iniziato a riconoscere tardi. E poi quando inizi a riconoscerla la vedi ovunque. No, Valentina, hai qualcosa da aggiungere? io aggiungo che come effetto la melissa è molto conosciuta nel mondo olistico per il suo potere, diciamo, di lasciare andare. Ci aiuta a lasciare andare situazioni o emozioni che non vogliamo più tenere con noi, tant'è che proprio nel raccoglierla si può mettere già l'intenzione di ciò che vogliamo lasciare andare, che potrebbe essere anche una nostra abitudine, un nostro schema, uno spigolo da limare, piuttosto che un rapporto opprimente, quindi sono tante, o una situazione, quindi lasciare andare il giudizio, ok? Per fare un esempio. Si può fare un infuso e quindi, come diceva anche Chiara, gli utilizzi sono molteplici. Io lo utilizzo spesso anche per gli ospiti, è molto gradevole come infuso, anche con un po' di limone, io la mischio spesso al timo. E i suoi rametti si possono prendere per la loro interezza quando si allungano ed essiccare insieme ad altre erbe per farci un incenso. Sempre perché aiuta a lasciare andare, quindi in quest'ottica ci aiuta proprio a purificare anche gli ambienti di lavoro, di casa. Si prende quindi per esempio con il rosmarino, con la salvia, con l'alloro, quindi sono molteplici le erbe che si possono poi anche dedicare agli incensi, che si chiamano in questo caso quindi smudge, e poi si bruciano e il loro fumo va a fare un'azione di pulizia energetica, ma anche dai batteri e quant'altro. Ricordiamoci che il fumo è anche... ci aiuta anche a combattere i batteri e quant'altro, come gli oli essenziali nel nostro diffusore, per intenderci, ok? Quindi hanno anche questa azione sulla melissa. Non l'avevo riconosciuta, Carla mia, la foto. Sì, è Me la quella che mi hai ricorda? mandato tu. Sì. Allora, vediamo cosa abbiamo dopo. No, era l'ultima, allora cosa abbiamo prima? Vai tu con l'alloro? Sì, oppure se vuoi possiamo andare, se non ti crea scompiglio, col biancospino, perché anche il biancospino è una pianta, un albero in questo caso associato al cuore. Bene. Perfetto. Vado io. La melissa è un po' paragonata alla camomilla, molto più blanda della camomilla, diciamo, come effetto rilassante. Sì, decisamente. Allora. Allora, biancospino l'hai preparato tu? Bene, Sì. vai, vai. Io ho un Signore. sacco di leggende, quindi dopo casomai. Ottimo, benissimo. Allora lasciate quella parte. Allora, abbiamo il biancospino, quindi non si parla più di una pianta erbacea, ma si parla di un arbusto, addirittura in alcuni casi anche un albero di diversi metri, perché parte dall'essere un arbusto per comporre siepi, quindi tradizionalmente usato per segnare i confini delle proprietà, in quanto anche molto spinoso, e quindi in uso sia per magari i recinti degli animali, sia per tenere fuori le persone dalle proprie proprietà, insieme per esempio al prugnolo, è un'altra pianta di macchia che ha questo tipo di appunto spinosità e portamento.
Si adatta molto bene quindi a essere potato a siepe ed è una pianta che è veramente bellissima in tutti i momenti dell'anno perché partiamo dalla primavera con questa bellissima fioritura bianca che tende a essere molto molto abbondante e fino a passare all'autunno quando abbiamo appunto i rametti che sono completamente ricoperti di bacche rosse. Perciò anche questo aspetto estetico è decisamente bello. Si parla di biancospino, quindi Crateegus monogina. Potreste trovare anche la nomenclatura come Crateegus oxicanta, però è una dicitura sorpassata. Crateegus indica proprio dal greco kratos, che è legato alla forza. È una pianta dall'accrescimento lentissimo che però può arrivare veramente a età molto, molto grandi, quindi anche a 500 anni. È diffusa su tutto il bacino del Mediterraneo. È un legno molto duro, quindi è un legno che viene molto pregiato perché mantiene la lucentezza dopo essere stato lavorato ed ha appunto questa consistenza estremamente dura, che è uno dei motivi per cui rende anche molto bene come carbonella. Biancospino è appunto conosciuto dai romani come alba spina, quindi quasi la traduzione letterale, e dipende proprio dal colore di queste nuvole di fiori di cui si riempie ad aprile-maggio e dalla caratteristica di avere queste lunghe spine sui rametti. Che non sempre magari si palesano in maniera esagerata, però in alcune piante sì. Quindi non è proprio la pianta più facile da raccogliere, magari. Parliamo appunto di alberi arbusti, quindi fin da cespugli a livello siepe ad alberi alti anche 5 metri, quindi sono alberi che amano il sole, quindi potrete trovarli soprattutto ai margini del bosco, nelle radure, anche nelle macchie, perché è comunque una specie che si estende dalla montagna al mare e arriva fino ai 1200 metri. E è una pianta pioniera, perciò è una di quelle piante che avanzano per prime nella riconquista da parte del bosco. Appunto, dicevamo che ha la fioritura tra aprile e maggio, a volte capita di confonderlo col prugnolo, ma la differenza è che il prugnolo fiorisce prima di mettere le foglie, mentre il biancospino prima mette le foglie e poi fiorisce. Le foglie sono queste che vedete qua a sinistra, sono delle foglie molto lisce e lucide. La parte sopra, la figura sotto vi fa vedere proprio la forma classica, quindi delle foglie lobate profondamente, come potete vedere qua, da 5 a 7 lobi, con questa piccola, tendenzialmente lisce, con questa piccola increspatura qua in cima, attaccate a un piccolo peduncolo. Quindi verde brillante, sono alterne, perciò la foglia è una da una parte e una dall'altra, non opposte come abbiamo visto in altri casi. I fiori sono questi qua che vedete centralmente, quindi è il classico fiore da rosacea, che è la famiglia di questa pianta, un fiore ha una corolla a 5 petali. Con questi stami molto prominenti e centrali. Solitamente rosa o porpora. È una pianta che in fioritura è estremamente profumata, talmente profumata che in alcuni casi può diventare anche nauseabonda. Questo odore particolare, che soprattutto dopo che ha piovuto, tende quasi al sapere proprio di marcio, di putrefazione, dipende dal fatto che l'impollinazione avviene tramite gli insetti e uno dei modi in cui questi insetti vengono attratti, soprattutto perché non si tratta solo degli classici impollinatori alati che abbiamo presente, è la produzione di questo profumo che ricorda all'interno delle sostanze
che sono quelle della carne in putrefazione, quindi a volte dicono che è profumata, ma ha un odore molto forte, quindi molto pungente, può piacere o non piacere. Quando cadono tutti questi fiori che appunto sono raccolti in questi mazzettini, molto abbondanti, maturano durante l'estate queste piccole drupe rosse, che sono dei frutticini raccolte anche queste come i fiori in questi mazzetti con dei lunghi peduncoli, che di solito vengono pronti in autunno, tardo autunno, e tendono a restare sulla pianta anche durante l'inverno, quindi a volte ancora prima della fioritura, quindi quando tutta la pianta è spoglia, perché questa appunto è una pianta che perde le foglie. Si possono trovare queste piante con sopra solamente le bacche rosse, e sono ovviamente una riserva di cibo importante per gli uccelli. Sono riconoscibili perché hanno questa buccia opaca e poi non si vede molto bene, però vediamo se riusciamo a ingrandirlo un po'. Ma il frutto nella parte più bassa ha una stellina a 4-5 punte, quindi se la vedete qua. I frutti sono commestibili, così come i fiori, e tuttavia hanno una polpa molto in sapore e un nocciolo molto grande all'interno. Però sono comunque stati usati, sono stati usati come aggiunta alle farine, in quanto hanno questa polpa molto farinosa, molto poco acquosa, e con i semi durante la Seconda Guerra Mondiale si usava a fare il caffè. Quindi è una pianta che veniva usata come alimentare. Inoltre il seme all'interno del frutto tende ad avere una dormienza molto forte, quindi il fatto che gli uccelli ne siano così ghiotti è anche utile alla pianta, perché grazie al passaggio nel tratto digerente degli uccelli, la germinazione ne è incrementata come di tanti altri frutti. Come diceva appunto Valentina, è una pianta che si collega alla melissa perché ha questa delle potentissime proprietà cardiotoniche, che a differenza magari di altre piante di cui non c'è abbastanza approfondimento, ci sono evidenze scientifiche che abbia appunto queste proprietà così importanti, ed è quindi molto importante come vasodilatatore e per abbassare la pressione sanguigna. Oltre a questo, soprattutto i fiori, se raccolti prima della fioritura, vengono usati anche in qualità appunto di blando, calmante, ansiolitico e sedativo, e ottimo per conciliare il sonno, appunto. Vediamo che altro. E appunto ci sono delle evidenze per cui è stato ritrovato, i noccioli del biancospino sono stati ritrovati in alcuni siti archeologici risalenti al Neolitico, che afferma quindi il fatto che venivano consumati come alimento. È una pianta che fiorisce in aprile, maggio, a secondo dei posti, ed era la pianta che per i romani era dedicata alla dea Maia, quindi la dea del mese di maggio, e a cui sono legati tutta una serie di immaginari, soprattutto legati al matrimonio, alla castità, alla speranza e alla fertilità. Infatti veniva portato dalle spose oppure adagiato sopra le culle dei neonati per portare fortuna. L'altro significato che è un po' in controtendenza rispetto a questo, che è estremamente vitale, è il fatto che a livello cristiano si dice che la corona di spine di Cristo era fatta in realtà di biancospino, quindi c'è anche questo duplice significato legato alla morte e invece proprio alla vitalità. È comunque una pianta che, soprattutto nei culti celtici e pagani, ha un'importanza molto spiccata
E infatti è uno degli alberi del calendario celtico. E il suo mese è appunto a cavallo tra aprile e maggio, se non mi sbaglio. Valentina, se vuoi aggiungere qualcosa, io ho finito. Sì. Allora, io per quanto riguarda la parte più, per un momento ho anche perso l'audio, quindi non so se magari hai detto già qualcosa, quindi Vai, interrompimi. vai, vai. L'utilizzo che io conosco sono molteplici. Il primo è quello di andare a raccogliere le cimette con i fiorellini, ma di solito quando ci sono i fiorellini sopra il ramo, già sotto si vedono le prime bacche che ci sono rosse, insomma. E quindi si raccolgono fiori completamente aperti con le foglie, eventualmente anche le bacche, poi si lasciano essiccare per almeno 3 notti. Questo rito delle 3 notti richiama il culto appunto del cristianesimo, quindi la Trinità, le cose fatte per 3 volte, quant'altro, hanno sempre la benedizione di Dio, e perché lasciamo che la pianta si appropri proprio del significato del riposo, quindi che faccio suo questo messaggio che poi ci ridarà quando la metteremo ad infondere. Quindi la nostra tisana sarà una tisana calmante, appunto, che aiuterà a prendere sonno. E siccome in chiave più specifica, come diceva anche Chiara, i suoi principi Buonasera. sono già stati studiati dal XVII secolo per il discorso delle carte cattive, quindi. Ciao Franca, sei tu? Sì. Ah, sì. Vai, vai. Vai, vai, Benvenuta. continua. Quindi Grazie, dicevo, grazie. per il discorso delle cardiopatie cardiotonica, quindi già nel XVII secolo a Chicago ci sono i primi studi emergono, insomma, del dottor, me l'avevo segnato, Jennings. Ma in chiave invece più mistica, se così vogliamo dirgli, è associato al cuore, nel senso che una tisana di biancospino ci aiuta a riposare quando abbiamo quelle afflizioni che altrimenti ci farebbero non riposare o riposare male. Quindi quando abbiamo tutta quella serie di dispiaceri e preoccupazioni che fanno male al nostro cuore. Quindi erano proprio utilizzate queste tisane e questi infusi per aiutarci a riposare meglio. Quindi magari tra la melissa, come vedete, è sempre un discorso anche che si collega, o si aggiunge, o in alcuni casi si preferisce, magari anche per chi vuole le cose esclusivamente fresche, senza essere essiccate, effettivamente abbiamo anche dei periodi differenti, perché per la tisana con la fioritura andiamo in aprile, mentre la melissa, se la raccogliamo il più giovane possibile, abbiamo delle proprietà più spiccate, no? Come diceva prima anche Chiara. Quindi proprio per tutti i disagi che non ci fanno dormire bene. La tisana si fa che si mette a bollire l'acqua. Quando l'acqua bolle, spegniamo il fuoco e mettiamo un cucchiaino di questo infuso, quindi questo essiccato fatto dai fiori, dalle foglie di biancospino, con un cucchiaino di miele. Perché anche il miele nel mondo energetico, olistico, che dir si voglia, ha tutto un significato sull'addolcire le situazioni. Quindi si usa molto anche nei culti per gli antenati, per tutte le situazioni che vogliamo appunto addolcire e bypassare, lasciare andare. Aiuta il sonno, calma la psiche e sostiene il nostro cuore. Allora, per l'uso esterno, l'avevi detto che è un astringente? Ok, è un astringente per le pelli grasse, e invece per uso interno, appunto, torniamo che è un sedativo, aiuta anche, siccome è proprio così calmante, per le cefalee. Quindi, visto che abbiamo capito che è l'argomento della serata, è utile anche per questo motivo. Ma anche per i disturbi legati alla menopausa. Della corteccia che è tintoria. Allora, la corteccia è tintoria e va a fare 2 colorazioni differenti. Ha un colore tabacco scuro sulla seta, mentre sul lino va a colorarlo di rosa. E infatti ho pensato a Cristina quando ho scritto queste cose, ho approfondito perché è la sua tematica. Proprio perché, come diceva prima Chiara, con la corona, Cristo in croce, con la corona di spine, è una pianta dedicata a Cristo e alla Madonna, come se dall'unione di quella passione di Cristo
fosse nata proprio questa pianta, che adesso vediamo anche di più. Intanto vi spiego il perché, perché l'arbusto ha una forza molto importante, quindi la forza anche contenitiva di Gesù Cristo, della Passione, con le spine che lo perforavano. Le bacche rosse simboleggiano il sangue di Cristo versato, mentre il bianco dei fiori simboleggiano la virginità e quindi la parte più pura e virginale della Madonna, che concependo il Cristo rimane comunque intatta la sua purezza virginale. Quindi ecco perché è associata proprio al loro legame. Ma un'altra parte molto importante del mito, si dice che proprio quando, durante la passione, Giuseppe di Arimatea ha proprio raccolto il sangue di Gesù Cristo nella coppa che aveva lui stesso utilizzato durante l'ultima cena. Quindi la corona di spine punge il capo di Gesù Cristo, Giuseppe di Arimatea raccoglie il suo sangue della passione nella coppa dell'ultima cena e poi si imbarca per andare oltre e sbarca a Glasbury, dove pianta il suo bastone di legno nel terreno. Quando pianta il suo bastone nel terreno, spunta una pianta germoglia, quindi diventa, nasce una pianta di biancospino che per molti secoli fiorisce il giorno di Natale. Quindi questo è un po' quello che c'è dietro anche al discorso della corona di spine. È una pianta che purifica le acque, le falde acquifere, lo dicevate prima. E in Irlanda, anche oggi, intorno ad ogni fonte d'acqua si mette del biancospino e ci mettono anche dei lumini con delle offerte, dei regali, si decorano questi alberi per rendere più efficace piace il suo operato, perché è una pianta veramente molto mistica. Ci sono tantissimi culti dietro al biancospino, come diceva anche Chiara, fin dai Celti, che però ne riconoscevano la sua forza e anche la sua potenza. Infatti è una pianta molto benefica, tanto da purificare le acque, quindi anche ai margini dei campi, fa da sia da protezione con le spine che da recinto, ma anche da purificazione, quindi se ci sono falde acquifere, tutto quello che è inquinante dell'altro campo, non il biancospino fa proprio come un guerriero, non gli permette di entrare nel mio campo. Quindi anche per noi in questo contesto sarebbe utile delle piante. Ma in più loro ne riconoscono la potenza perché era anche un parafulmini. Quindi si diceva che ci si bisognava proteggere sotto il biancospino durante i temporali. E loro si crede proprio in generale che nei biancospini dimorino le fate, quindi tutti gli spiriti del regno fatato, anche gli elfi, che come sappiamo, come lo stesso biancospino, sono degli spiriti molto cari a Madre Terra, ma che come lei rappresentano sia lo spirito più selvaggio, più libero, creativo, benevolo, perché poi nel mondo delle fate ci sono dei ruoli, ognuna ha un'azione benefica per il nostro pianeta, no? Dai fiori alla casa e quant'altro. Ma allo stesso tempo sono molto permalose. Quindi lo stesso biancospino che nasconde le sue spine rappresenta quella permalosità e quella forza regressa che però volendo può manifestare. Quindi ci sono anche molti culti in cui si ha un po' paura di questo biancospino, sempre perché ovviamente la cosa non conosciuta o che nasconde la spina era vista un pochettino di malocchio. Siccome era la dimora delle fate, si potevano raccogliere rami di biancospino che poi venivano utilizzati proprio per la loro robustezza dell'arborea lignosa soltanto nella mattina di Beltane, perché era una tregua tra il mondo fatato e il mondo degli umani, in cui quindi si poteva andare a raccogliere senza incorrere in pericoli nella forza brutale di questo biancospino che aveva queste proprietà fatate. Anche oggi si tramanda il culto che se ci sono tre biancospini che formano un triangolo, ok, è un luogo veramente molto forte di potere, quindi un luogo in cui le energie sono molto molto potenziate, è un portale verso l'altro mondo, dà molta trascendenza. Quindi insomma dietro il biancospino ci sono veramente tantissime cose. È l'unione del maschile e del femminile, del mondo dell'acqua e del fuoco. È proprio un albero sacro fin dall'antichità. Maschile e femminile perché, se ci pensate, le spine sono parti allungate, quindi che richiamano al maschile,
mentre i fiori e le bacche che contengono il seme rappresentano la parte femminile con la gravidanza, che quindi gonfiandosi la pancia contiene la nuova vita. Quindi queste sono le due differenze, insomma. E questo è un pochino il tutto. Ah, una cosa, scusate, io ho fatto anche un oleolito di biancospino con le bacche, quindi si può fare anche con la melissa, per esempio, con la calendula, quindi con tutte le labiate si può utilizzare per chi magari non necessariamente vuole l'olio essenziale o riesce a farselo. E poi ci sono diverse metodologie per fare l'oleolito, dipende anche dal tipo di utilizzo che andremo a farne. Se l'oleolito si va a consumare e a mangiare, ovviamente utilizzeremo un olio edibile e io consiglio anche di non metterlo al sole d'estate, soprattutto perché l'olio si sa che scaldandosi perde di proprietà, ok? Io ho utilizzato l'olio di mandorla come olio vettore perché lo utilizziamo nei trattamenti e nei massaggi e ho realizzato vari tipi di oleoliti. Nel biancospino ha questo effetto proprio rilassante e calmante, quindi per i massaggi rilassanti è l'ideale. Quindi ho raccolto le bacche, le ho lasciate qualche giorno in casa ad asciugare bene e anche un pochettino ad essiccare di quella poca parte acquosa che hanno e poi le ho messe in un barattolo ricoperte per intero dall'olio di mandorle dolci, edibile anche quello, chiusa con un tappo e messa in un armadio al buio. Questa è una metodologia. C'è anche chi utilizza la metodologia di metterli prima al sole perché scaldandosi la parte delle bacche o dell'erba che sia o del fiore in questione rilascia prima gli ementali, oli essenziali e quant'altro. Okay? Quindi poi ci sono due modi, ognuno sceglie quello che preferisce. Io, essendo oli vegetali e anche di buona qualità, ho preferito non scaldarli e quindi farli macerare per più tempo, ma lasciarli al chiuso, insomma, ecco. Ed è un olio molto molto buono, per esempio per tutte quelle situazioni in cui abbiamo un dolore muscolare, uno strappo, dei dolori articolari, ma soprattutto muscolari, o anche gli emicrania, quindi la vasocostrizione e anche la contrazione dei muscoli. Quindi si utilizza per tantissime cose, anche per gli impacchi per i capelli, per veramente Sì, gli oleoliti milioni. sono un mondo da quel punto di vista. Sì. Sì. Poi anche la tradizione si divide su sole, non sole, ombra, non ombra, 40 giorni al sole, chiuso, non chiuso. Però sì, sono quei rimedi che possono essere utili, magari quei rimedi per quelle piccole cose, magari quotidiane, che possono effettivamente aiutare. Io ho sperimentato con il classicissimo oleolito di iperico, quindi proprio il classico, e effettivamente sulle scottature, sulle irritazioni funziona molto bene. E idem la calendula, idem la lavanda, sono tutte preparazioni che si possono fare molto semplicemente e che però possono essere appunto molto efficaci per quelli che possono essere magari bisogni più quotidiani e meno gravi, ovviamente, perché c'è anche Sì, quello. soprattutto per uso esterno. C'è Sì, l'icriso per la esatto. psoriasi è rinomato, però magari l'olio essenziale costa talmente tanto perché se ne ricava pochissimo che invece crearsi il proprio oleolito in casa è una cosa fattibile da tutti. Quindi, secondo me, anche come hai detto tu, la tradizione del gesto, cioè l'oleolito di Iperico, effettivamente, secondo me è più la tradizione come l'acqua di San Giovanni, insomma, rientra in quei culti, in quelle cose in cui anche la memoria del gesto la dice lunga. E in questo periodo raccogliere le bacche rimaste del biancospino piuttosto che dell'alloro, portarle a casa, lasciarle essiccare, farci l'oleolito, rientra in quelle pratiche che risvegliamo, ma che abbiamo comunque nel nostro DNA e che aggiungono, secondo me, un qualcosa di mistico, di magico, al di là delle leggende che ci sono dietro, anche alla nostra casa, quindi alla nostra quotidianità. Questo è un po' il mio pensiero. Quindi un invito a tutti per provarci. Sì, assolutamente. Oltre all'autoproduzione, comunque c'è anche tutto un
sempre un riconnettersi alla natura, a quello che c'è intorno e a quello che offre in ogni momento, perché appunto noi stiamo facendo un po' una panoramica sulle erbe di questo momento e poi anche Valentina vi illustrerà le ultime due tra cui ha nominato l'alloro, che sono tutte piante che appunto sono presenti ora e ci sono ora e possono essere anche un modo per rimmergersi un po' nella stagione, in quello che ha da offrire e rientrare un po' proprio nell'ottica della stagionalità, perciò di ogni momento e di ogni pianta e in ogni sua fase c'è la possibilità comunque di connettersi e oltre che fare appunto autoproduzione, quindi anche poter soddisfare una serie di bisogni quotidiani in maniera autonoma, può essere appunto un modo di rientrare un po' in collegamento, anche con una conoscenza che poi, se abbandonata, viene persa, perché tante cose, magari negli ultimi anni, comunque si sta cercando molto di recuperarla, però sono magari tradizioni e saperi che poi sono soprattutto orali o magari sono cose che si tramandano, che però Probabilmente molto si è perso. sì, di cui tanto si è perso, e anche comunque rintrodurle come un modo di passare poi il testimone, secondo me può essere una cosa che vale la pena fare e che vale la pena recuperare per non lasciar perdere, così come i frutti antichi o gli ortaggi che magari, salvandoli dalla standardizzazione, possono tornare a far parte non solo di una memoria, ma proprio di un vivere un vissuto e di un qualcosa di tutti i giorni, quindi qualcosa di vivo, non qualcosa di tramandato solo per questioni di, non so, memoria o di attenerci particolarmente a quella tradizione, che sono comunque pratiche. Cioè, è comunque una buona motivazione, però se può essere parte viva e attiva e integrante dell'esperienza di tutti i giorni, soprattutto per chi magari ha la possibilità di stare di un ambiente un po' più naturale, un po' più a contatto, può valerne la pena. Vero. Allora, visto che l'abbiamo nominata, andiamo all'alloro? Sì. Prego, è la tua pianta. Siamo invasi dall'alloro. Allora, l'alloro, ovviamente il nome botanico è Laurus nobilis, è una pianta arbustiva che diventa anche lei un albero e sopporta benissimo le potature. Anche troppo bene, quindi chi vuole liberarsene non ce la farà mai. È una pianta che noi già conosciamo in agricoltura perché è una pianta da biomassa, se così si può dire, per le nostre amate cippature, proprio per questa sua caratteristica che ricresce senza proprio curarsene di quanto noi possiamo tagliarlo a fondo. Allora, è una pianta che sicuramente conosceremo per gli utilizzi in cucina, infatti le sue foglie si utilizzano. Le troppo giovani sono molto più amare, quindi le foglie, diciamo, non troppo vecchie che sarebbero danneggiate, le foglie mature si utilizzano in cucina per aromatizzare i nostri piatti, arrosti vari, e se usate durante la cucinazione dei legumi, vanno anche ad impedire il formarsi dell'aria dentro lo stomaco e nell'intestino. Quindi aiutano anche in disturbi proprio di areofagia, quindi di aria nell'intestino. È una pianta appunto aromaticissima, quindi le sue foglie si riconoscono oltre che dal colore anche dall'aroma, ha dei rametti in cui le foglie si diramano e hanno queste gemme rossastre, ma credo che tutti noi conosciamo l'alloro, quindi non mi soffermo troppo. Allora, e una cosa molto importante è i suoi fiorellini che hanno questi grappolini all'inizio quando sono chiusi gialli che si mettono tra le foglie, esatto, grazie, e invece poi lasciano il posto a queste bacche che contengono il seme dell'alloro, giusto?
È nelle bacche, è vero che ha contenuto il seme, dopo la borragine, adesso ci sto un po' attenta a quello che do per scontato. E queste bacche sono utilizzatissimissimissime in cucina, sia per quello che ho detto prima, quindi anche per le cucine più classiche, sia per l'aroma che per l'antiareofagia, ma sono anche un antinfiammatorio molto importante. Quindi anche qua troviamo un prodotto che in questo momento abbiamo sulle nostre piante di alloro, almeno in questo clima, e quindi possiamo già iniziare a raccoglierle, a andarle ad essiccare leggermente, quindi semplicemente lasciarle quei 3-4 giorni all'aria ben separate dopo averle lavate e asciugate bene per permettere all'acqua in eccesso di evaporare e rimangono un po' le raggrinzite. A quel punto si possono fare gli oleoliti ed è così che io l'ho utilizzato principalmente dopo averlo utilizzato in cucina. Le bacche si utilizzano anche in infuso, hanno proprio questa azione antireumatica, se vogliamo, e anche antinfiammatoria. Quindi per me che soffro di borsite all'anca lo utilizzo moltissimo. Ovviamente tutti i principi attivi sono contenuti in tutte le parti della pianta, quindi anche nelle foglie, però nelle bacche è una concentrazione ancora più importante, quindi per infusi e quant'altro. Altrimenti si utilizzano anche le foglie senza problemi. Un altro degli utilizzi che vi consiglio con l'alloro è di andare a raccogliere dei rami grandi di alloro, magari se dovete anche fare delle potature, quando la pianta è completamente asciutta, quindi nell'orario intorno a mezzogiorno, in giorni di sole e lontano dai giorni in cui ha piovuto. Si vanno a raccogliere soltanto le foglie che, come vedete nell'immagine, sono integre, quindi che non ci sia il bruchetto che fa il bozzolo per fare la farfallina, che è tipico, che non ci siano lumachine, che non siano mangiucchiate, soltanto le foglie più integre. E si vanno a quindi a capare, a scegliere queste foglie e si mettono all'interno di una federa, quindi quella per coprire i nostri cuscini. Ogni giorno si aggiungono foglie fino al suo riempimento e quel cuscino con cui le foglie essiccheranno dentro, ecco perché devono essere perfettamente asciutte, sono un ottimo questo cuscino fatto di foglie di alloro è un ottimo rimedio per tutti i dolori articolari, muscolari, reumatici, quindi legati al nostro apparato motorio e locomotore. Quindi abbiamo un problema alla un problema adesso non parlo di patologia, ma un dolore alla schiena perché ho usato troppo la forca vanga, l'ho usata male. Andrò a mettermi distesa un'oretta, 2 ore su questo cuscino, quindi appoggio la parte dolorante sul cuscino o viceversa e mi aiuta proprio ad assorbire il dolore. È veramente da provare questo sistema, tramandato appunto da Maria Sonia, la Sibilla delle Erbe, perché è uno dei rimedi della nonna più efficaci in caso di disturbi, provare per credere. Allora, la pianta è una pianta profetica, che è una pianta dedicata al dio Apollo, ed è una pianta profetica perché si utilizzava proprio per divinizzare dal passato al presente al futuro. Quindi, grazie ai suoi fumi, infatti si usa tutt'oggi per fare questi incensi, come dicevo prima, della melissa. Io personalmente, essendo il ramoscello di alloro e le foglie più grandi rispetto alle altre erbe che utilizzo, che sono salvia, melissa, rosmarino e quant'altro, vado a mettere all'inizio il ramoscello con le foglie secche, ma ancora attaccate, secche, nel senso raccolte da 1 o 2 giorni, quindi che un pochino di acqua l'hanno persa, di alloro, metto dentro le altre erbe e poi utilizzo le foglie per richiudere le erbe, quindi siccome sono una sorta di alternanza, quindi faccio proprio una chiusura con le foglie di alloro, la leggo con lo spago, anche quello da cucina, e poi le lascio essiccare al sole se estate, nel camino se è inverno. Infatti Stefano mi ha messo anche le mensole nell'anticamino, nella parte in cui carico i pellet, per intenderci, per chi non mi conosce, che è quindi una zona particolarmente calda, arriva anche a 35 gradi. Quindi è un ottimo essiccatore naturale, invernale. Quindi questo. Una volta ho salvato i semini messi lì nella germe box perché avevamo sparato un bel po' il cammino alto per la serata e era arrivata tipo a 45 gradi, quindi se no cuocevo i semini nella germe box. E quindi questo è un altro utilizzo della nostro, del nostro alloro.
La corona di alloro era utilizzata nell'antica Roma per simboleggiare, per riconoscere le persone di una certa autorità, quindi le persone regali, di sangue nobile, oppure la adornava il capo di chi tornava vittorioso dopo una battaglia, quindi è simbolo di vittoria e di regalità. Ecco perché ancora oggi si utilizza mettere la corona di alloro per chi si laurea. Quindi nelle feste di laurea c'è questa coroncina di alloro per simboleggiare questa vittoria. E anche questa superiorità di avere un titolo maggiore e maggioritario magari rispetto ad altri. Si utilizzavano in antichità, ma anche nei riti sciamani, le foglie bruciate proprio per la divinazione, e il suo fumo va proprio a proteggere, a purificare l'ambiente e a rafforzare i nostri intenti. Quindi si può utilizzare nelle nostre preghiere, nelle nostre richieste. Magari, visto che abbiamo parlato di lunazione, in luna crescente, perché è ciò che vogliamo attrarre a noi, quindi che cresce come la luna, un incenso, quindi bruciare un ramoscello con le foglie di alloro che scoppietta al fuoco. Allora, rafforza le visioni e i sogni, l'eololito, si può fare anche il bagno con le foglie. Questa del bagno in realtà è una tradizione che vediamo su tantissime erbe, soprattutto quelle più aromatiche, perché una volta c'era l'acqua corrente, di conseguenza si utilizzava magari una stessa vasca di acqua in cui si immergevano ripetutamente, cioè a scaglione, le persone della famiglia. Quindi aromatizzare quell'acqua che veniva utilizzata per più persone per lavarsi e magari non troppo spesso d'inverno, perché d'estate si andava nell'acqua corrente che poteva essere il fiume, era un utilizzo praticamente fatto quasi sempre per evitare che l'acqua poi puzzasse, ma anche per evitare che si vedesse l'acqua che intorbidisse, quindi che diventasse sempre più scura e più brutta. Quindi si cospargeva di foglie, di aromatiche e anche di fiori. E in questo caso, oggi per Chiara Vasca, possiamo riprendere questa usanza. Per avere un bagno antistress, ok? Anche per purificarci, quindi abbiamo dei dolori, delle contratture che poi, se vogliamo, nel mondo non solo olistico, ma della metamedicina, quindi che a ogni sintomo del nostro corpo corrisponde un messaggio che il nostro corpo vuole darci, avere un disturbo vuol dire anche che abbiamo un qualcosa di irrisolto, un messaggio non letto. Quindi faccio un esempio: mi fanno male le spalle, ok? Ho degli indolenzimenti alle spalle, mi sento il peso del mondo sulle spalle, quindi sono delle preoccupazioni, un carico di stress eccessivo da sopportare, un momento molto particolare in cui sono magari sotto pressione, ok? Responsabilità, tutto quello che riguarda, insomma, il dover fare. E quindi un bagno di alloro aiuta proprio in questo caso con la sua essenza per i dolori, ma agisce direttamente sul messaggio, sul sintomo, non solo sul sintomo, insomma, ma anche sulla causa del sintomo, ok? Allora, l'alloro è utilizzato da sempre anche per rappresentare la nobiltà, ma anche nell'accezione politica, quindi anche per i ranghi politici più elevati. Da qui arriva l'usanza di portarla con noi come talismano per il lavoro. Quindi si portano tre rametti, uno per l'abbondanza, uno per la ricchezza e uno per la terra, perché una volta ovviamente il lavoro era intesa come terra, quindi abbondanza anche di terreni e di terre. Insieme a tre rametti di salvia che servono invece per fortificare la salute, ok? Poi dopo ci sta un mondo dietro, ma diventa veramente un rituale legare con l'aceto rosso. Per me è più bello il significato che la pianta ci trasmette e che ci tramanda attraverso appunto l'attività oratoria da generazione a generazione. A me questo piace. Poi dopo l'aceto rosso, l'aceto bianco, dipende come ci sentiamo noi, ecco. E, volendo anche il basilico, che è sempre una pianta legata all'abbondanza, appunto legati con il filo rosso, però così. Allora, il nome Laurus deriva proprio dal nome di Dafne che si traduce con Laura. Questo perché la ninfa Dafne, per sfuggire alla corte di Apollo, venne trasformata in una pianta di alloro.
Ecco perché la pianta è dedicata proprio al dio Apollo, e quindi dal nome Laura, che è proprio per la sua virginità, perché lei cerca di preservare la virginità da questo dio Apollo che invece è un po' poliposo e quindi vuole eccedere con le avance, e quindi lei, pur di proteggersi, si lascia trasformare, si trasforma in una pianta. E da qui anche il discorso di protezione che rimanda attraverso le fumigazioni, attraverso gli incensi e quant'altro. Se Chiara, anche tu vuoi dire qualcos'altro sull'alloro più botanico, vai pure tranquilla. No, in realtà no. Posso chiedere una cosa? No, conosco anch'io le stesse proprietà che hai detto tu. E, Non fate la tisana al vostro compagno prima di andare a letto. Senti, perché... posso... Sì, chi sei? Susanna? Sì, ma esiste anche un alloro che fa male? Allora, c'è il lauro ceraso, che è sempre laurus, però viene usato soprattutto nelle siepi, e quello non è commestibile, che io sappia. Non è... Fa lo stesso le bacche, eccetera, eccetera. Non sai? Il lauro ceraso non so se fa le bacche, però l'ho sempre visto portato a siepe, quindi può darsi che venga potato prima che possa effettivamente esprimersi in qualche modo. E comunque sì, forse fa le bacche, fa più arbusto che albero rispetto al... E le foglie però sono molto molto più lucide, molto più verde chiaro, e viene usato proprio tanto anche come pianta, appunto, da biomassa, da siepe e così. Però quella che io sappia non è commestibile proprio. Ho raccolto tante bacche di alloro, una cosa che pensavo fosse alloro perché era un albero, e poi mi hanno detto, ah no, ma magari è quello sbagliato, eccetera, poi ti fa male, tosse, avrei tutto, cioè, quindi ho buttato queste bacche. Vabbè, ne ho raccolte tante, però appunto volevo sapere se... Possiamo provare ad approfondire. Cioè, anche l'alloro... questo delle siepi è profumato uguale o... No, il profumo è molto diverso. Ha sempre un aroma, perché comunque anche rompendo le foglie si sente un aroma forte, però non è quello dell'alloro, cioè è molto diverso da quello dell'alloro. Però ecco, la differenza è che appunto ha proprio una patina molto 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 lucida sulle foglie, che invece nell'alloro sono più proprio opache. Opache, sì. Sì. Sì, sì, sì. E poi anche il colore delle foglie è molto più chiaro. Quindi... No. L'alloro selvatico, l'aurus nobilis, è molto... Qui dalle foto è in pieno sole, quindi sembrano chiare le foglie. In realtà però anche qua sono verdi scuro, non dico argente, però effettivamente sono spente come colore. È maestoso il portamento, però sono spente. Mentre quello che si adorna per le siepi... Si percepisce che è ornamentale, insomma. Infatti l'alloro che ho io qui intorno a casa è questo, sicuramente. Però questo l'avevo preso da un'altra parte, poi appunto mi hanno detto, ma forse lì sono siepi, insomma, mi ero un po' preoccupata. Alessandro comunque ha scritto che il loro, che il lauro ceraso non fa le bacche. Ah, perfetto. Io ne ho tanto di lauro ceraso, però non ho notato delle bacche, perché poi ho l'altro e quindi vado sempre a raccogliere le foglie dell'altro, e le foglie sono molto diverse, anche perché queste qua sono zigrinate, cioè i bordi non sono uniformi, le altre invece sono proprio perfette, lisce. Diciamo, come bordo, lisce, e più arrotondate, che finiscono più a punta. Cioè, è proprio diversa la forma della foglia, molto più grande e poi uniforme, sì, proprio diversa. Sono convinta di averle prese dalla pianta giusta, però poi sono stata terrorizzata da due signore che ho detto, vabbè, magari hanno ragione loro. Buona sapere. Approfondiremo, vedremo se esiste un altro alloro. Io per dirti da me... Farò caso prima di tagliare la siepe. Io per dirti da me che è tutto,
tutto spontaneo o soltanto il Laurus nobilis qua? Sì, io il ceraso spontaneo non esiste. Non l'ho visto. Infatti questo che avevo preso era in un giardino, però secondo me appunto era comunque un Laurus nobilis. Sì, ma capita che qualche pianta va... Sì, sì, assolutamente. Prende un portamento più spontaneo e poi rimane così, capita che anche quelli là poi così. Però soltanto che chi c'ha l'uno e l'altro, poi quello lo tratta da siepe e l'altro logicamente lo usa per le altre cose, quindi non ci fai più caso. Al limite quando fiorisce cerco di non tagliarlo per le api, sì. Anche se ho la siepe in condizioni così, però lo lascio sfiorire fino a quando poi, perché quella attira tantissime api, allora mi fa... Però forse pensandoci c'erano le bacche, vabbè, poi ci farò caso. Però per le api è bellissimo, infatti questo là a proteggerli quando c'è... Perché poi capita che puoi tagliare la siepe solo in quel periodo e quindi... Ma che facciamo? Non tagliamo la siepe? Perché no, la siepe non si tocca perché ci sono le api. È una logica quindi, diversa. Sì, infatti, è così. Allora, mancherebbe solo l'ultima pianta, giusto? L'edera, se non mi sbaglio. Mi sa di sì. Ah, sì. L'erba lombrica l'avevamo già fatta l'altra volta, vero? Secondo me ne avevi accennato, avevi iniziato a parlarne, però non ne sono sicura, dopo possiamo fare un secondo giro, vediamo se ritrovo la... Va bene, anche perché in questo momento è piccolina l'erba lombrica, cioè comunque se aspettiamo un mese e mezzo va bene. Allora, Alessandro chiede dei fiori. Sono sincera, Alessandro, non te lo so dire, perché io utilizzo, come utilizzo i tramandati, so delle foglie e delle bacche, tranquillamente. Dei fiori non lo so. No, neanche io. Mi verrebbe da dire di sì, ma semplicemente perché se si usa la foglia e si usa la bacca, il fiore è in mezzo, quindi mi viene da dire di sì. Però non lo so. Se magari Francesca, appunto, neanche Chiara lo sa, se Francesca lo sa, ce lo può riferire. O Luca, insomma, chi lo sa. Allora, io so che dell'alloro oramai non si usa quasi più niente, in erboristeria è desueto, non viene più utilizzato, quindi è rimasto tutto ciò che è legato alle tradizioni popolari, ma normalmente in galenica non viene prodotto, almeno questi sono i testi della Campanini, che insomma è una fonte ufficiale e attendibile. I fiori, sinceramente, proprio per questo motivo non mi risulta. Ma adesso indago, stavo cercando infatti sul testo della Campanini se c'era qualche cosa in più dettagliata sull'argomento. Ma magari conviene aspettare che diventino delle belle bacche, che ci si può fare l'infuso, la tisana, sì. Viene anche bene. Però per dire, tu dicevi che per dire il biancospino utilizzi le bacche. Se vai sul testo in questione, le bacche del biancospino non vengono utilizzate perché i flavonoidi sono concentrati nei fiori, non nelle bacche. Quindi se tu vuoi ottenere il massimo come principio attivo, è inutile che usi le bacche, non perché sia sbagliato, è perché ce n'è talmente poco che alla fine... Sì, 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 certo. Ridotto, tanta fatica quasi per niente, no? Invece potresti ottenere di più nell'altro sistema. Come pure tante volte si usano delle forme di estrazione che sono definite polari e apolari, secondo se tu usi una estrazione per via lipidica oppure per via acquosa, a seconda della componente principale che c'è nella pianta. Quindi bisognerebbe vedere bene nel dettaglio. Stavo guardando sul lauro, comunque non mi risulta i fiori. Le bacche, le foglie, ma i fiori non mi risulta. E ti ripeto, raramente, cioè proprio per uso popolare oramai. Sì, sì, noi è una pianta molto utilizzata, ti dico, al di là degli incensi, questo cuscino... E anche per il discorso areofagia, ragazzi, se conoscete chi ne soffre per i legumi, è favoloso il suo intento, cioè comunque in cucina, ecco. Se ci pensi, l'alloro viene messo dentro i fagioli all'uccelletto da... Sì, ma da noi in realtà su tutte le tipologie... Sì, da noi anche sulla zuppa di legumi, effettivamente, certo, quindi... Quello è. C'è uno scopo? Sì, 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 sono quelle sempre. Esatto.
E anche il cuscino lo consiglio, non lo so per quali principi, però è veramente quelle cose da provare. Poi ecco, io vi do quello che conosco anche attraverso la Sibilla. Che il cuscino mi intriga parecchio. Quello è infatti, del biancospino non l'abbiamo detto, forse non lo so perché ti dico, per un attimo l'audio non ce l'ho avuto, che è più concentrato il fiore che la bacchetta, che poi non è neanche una vera propria bacchetta, però in questo momento troviamo solo la vacca, quindi era un pochino per il discorso riconoscimento, e intanto posso farlo, poi essendo un qualcosa di calmante, effettivamente, male che vada, sì, l'olio di mandorla sulla pelle di per sé non va bene, male. Quindi con un principio attivo non è per non spiego anche perché magari non ho detto l'oleolito o altre cose del fiore, più che altro solo per quello, ma poi non è che sia sbagliato o meno, insomma. Cioè, è più diluito, ecco, diciamo. Sì, no, quello è, anzi, grazie che ce l'hai ricordato. Però adesso se usciamo troviamo solo la vacca, e quindi magari chi come me è curioso di tutto, certo, usi lei. C'è una foglia inconfondibile, quindi per dire, noi qui, forse non so se ce l'avete anche voi, noi abbiamo la piracanta qua, e ce n'è tantissima, e si confonde, cioè la confondi facilmente con il biancospino, e la differenzi solo esclusivamente dalla foglia, perché sia la struttura dell'arbusto, le spine molto lunghe, i grappoli rossi, io per dire la uso per addobbare il Natale al posto del biancospino, perché è molto più folta a livello di frutticini, cioè ce n'è di più, di più. Però se vai a vedere nell'insieme è pressoché identica, non puoi farci niente con la piracanta, cioè non è, non so se sia velenosa, non mi sono soffermata su quello, però i fiori non si utilizza, quello si vede. I fiori come sono, Fra? I fiori sono identici a biancospino. Quindi è tutta identica. È la foglia, si diversifica per la foglia. La forma della foglia che somiglia a quella dell'olivo invece che a... Beh, allora comunque c'ha un carattere... No, c'ha un carattere di foglia completamente differente. Ma solo per quello, cioè se non fai caso a quello... Lì per lì lo puoi scambiare per un biancospino, sia che lo becchi in fioritura che quando lo becchi in fruttifica. Certo. Posso chiedere una... Prego, posso... prego. No. Vai tu. Ascolta, volevo chiedere una cosa. Mia mamma spesso dice che ci sono due piante, una è di biancospino e uno lo chiamano spino bianco. Però dice che sono due piante differenti, secondo lei, secondo mia nonna e secondo chi gliel'ha detto, insomma. È possibile oppure non è possibile? Però non ti so dire, io qui ho il biancospino, però non ti so dire com'è fatto. So che fai i soliti fiori bianchi, non è quello che dice Francesca, per caso, no? L'ho pensato anche io, che probabilmente già ti ha dato la risposta, Francesca. O sì. Quella, o magari potrebbe essere il prugnolo, che è comunque anche quello estremamente spinoso e fa anche quello nuvola di fiori bianchi. Però Elena lo conosce. Elena lo conosce il prugnolo? Non è quello. Ti fa liquore, lo conosce, sì. Sì. Dai. Che anche con l'oro è liquore, mi raccomando. È vero, fatto... anche quello allora. Ma anche con la melissa si fa un ottimo sì, rigore. Anche con la melissa. Vabbè, allora. Ma... è un altro capitolo quello. Sì. No, era una curiosità perché mia mamma dice sempre questo è spino bianco e quello è bianco spino. Quello è spino bianco, quello è bianco spino. Però io non riesco a capire se sono due... Cioè, certo che è la foglia. Fatti dire come la foglia. È già lì cambia. Ti rendi conto? Sì. È peggio della picris e la crepis. Che poi abbiamo capito per quale motivo. Se vai su Acta Plantarum te lo spiega bene. No, io parlavo proprio del nome botanico, che ci sono le due picris, certo, e poi c'è anche la crepis, no? Che all'inizio... Tra il volgare e il latino, normale. Sì. Bianco spino, spino bianco, siamo alla fase 2.0 pure qua. Non si sa. E ormai chiedo un'altra cosa, lascio la parola. La loro,
so che mio babbo ne ha un albero nel suo orto e io non ce l'ho, vorrei tutto portare nel mio orto. Ormai l'avete capito, no? E come si può fare per portare la loro? Cioè, come posso fare per Talea, per come lo sapete come si può fare? Secondo me, pensandolo già ti arriva. Per quanto è infestante, cioè, infatti. Da noi anche sotto la vigna, cioè ovunque, piccole, ovunque, cioè, tutti qui, piccoli, sì. Cioè, abbiamo la parte più pendente, che sopra c'è la stradina per arrivare a casa, la parte più pendente è infestata, ci sono fichi e alloro, è una cosa finta, fa benissimo i merli perché ci fanno le covate, però così, comunque io credo proprio che la bacca già ti produca il seme. Sì? Perché l'orto è staccato dal mio, quindi è impressionante come si propaghino, per cui per forza attraverso la bacca. Gli uccelli interagiscono tanto su questo, quindi è con le bacche, non sia anche la bacca, non può essere solo attraverso lo spargimento delle radici, perché può essere magari il pollone che sta sotto, ma quando lo trovi a 10 metri di distanza, che cavolo, lì ci è arrivato. Ma anche di più, sì, perché su un vigneto capisci che tutte le erbe sono tenute comunque basse, quindi che ti nasce sotto un vigneto che comunque è un qualcosa che va di chilometri, capisci che non è un pollone. Poi il pollone dell'alloro effettivamente è proprio lì sotto al trucco principale che ributta di continuo, però lo vedi che è lì. Non è come la ciliegia che magari 20 metri più giù è un pollone. Va bene, allora gli rubo tutte le bacche, semi di voragine, bacche di alloro, rubo tutto e porto giù. Piante di cicoria dal vicino, vai. Via. C'è chi le strappa e chi le vuole, guarda, chi c'ha il pane non c'è l'endi, si dice qua. Guarda, ti dico solo questo, due ragazzi giovani hanno comprato una casa qui vicino, che era la casa di mia zia, e hanno preso la casa qui vicino. Avevano una pianta di alloro e di rosmarino, gigante, che era, io penso, centenario. Era una roba ma mega galattica, cioè era una siepe di rosmarino. Il rosmarino l'hanno portato via con un camion. Ecco, pensa che l'hanno portato via con un camion. No. Cioè l'hanno tagliato, potato, tutto. Gli hanno lasciato un mozzicone così. Io piangevo quando l'ho visto e l'hanno portato via con un camion, l'hanno buttato, cioè proprio non hanno pensato né di fare niente, cioè di, che ne so, niente, cioè hanno potato, hanno tagliato tutto. Io, cioè, capito, quindi quando vedo queste cose a me mi viene... mi sento... Beh, però è normale, Elena, per chi magari si accinge ad avere, io li capisco, perché io sono stata la prima che giudicavo magari perché non si facevano i trattamenti le ciliegie, dico vabbè, ste api, ma... su 5-6 piantoni uno ne volevamo mangiare pure noi queste ciliegie. Quindi fondamentalmente io capisco questa visione in cui si vuole un giardino e non si fa neanche caso che rosmarino ci si può fare miliardi di cose perché non c'è proprio l'attenzione, magari neanche sanno effettivamente che era rosmarino proprio perché è diventato un albero. Sì, però vabbè, era una parentesi perché... No, ma io ti dico, no, anche per qui a casa butterebbero giù tutti gli alberi della parte incolta, ma anche io ho molte infestanti americane che non mi ricordo mai il nome scientifico, perché effettivamente non servono se non a fare ombra, radici, tutto quello che è la natura che vuole. Però, per esempio, il biancospino a me non me ne devi toccare uno. C'ho anche il triangolo, capito? Quindi quello è il mio angoletto, non me lo toccate... Però per loro che ci fai? Non te lo mangi, non ci fai quello, per una tisana? O come la melissa, quest'anno qua ha detto, sotto le ciliegie non mi passate col decespugliatore, poi ci penso io, ma voglio raccogliere. Quest'anno dovevano passare col trattore, col trincia, e hanno putato le ciliegie, 40 anni che stavano lì, che cavolo! La lotta con il taglio dell'erba diventa un braccio di ferro. No, ma alla fine ti dico, ho fatto benissimo i miei genitori, tenete i bambini dentro casa, che per la quarantena era freddo, sono stati tipo 3 giorni a raccogliere la melissa, ancora ignara che effettivamente ce la potevo avere anche sopra
i rami e potevo berla fresca quanto volevo, perché è ovunque. Però sai quando tu gli dai attenzione, la riconosci all'inizio, che sta lì, la lasci fiorire, è un anno, ma aspetti, la devi raccogliere, devo buttare gli olivi, devo passare col trincia, che cavolo! Noi abbiamo gli asini, perciò bisogna mettersi d'accordo su come sposti gli asini il mese prossimo. No, qua non puoi perché mi deve fiorire questo, no, ma qua non puoi perché mi deve fiorire quello. Perciò sì, c'è il braccio di ferro tutte le volte. C'era Alessandro che mi sa che era in coda. Allora, premesso che qui gli allori delle siepi si riseminano, che è una meraviglia. Quindi nascono piantine tutti gli anni, che a volte spianto, regalo, proprio a nastro. Quindi Elena, vai tranquilla che ce la fai molto facilmente a riprodurlo. Qui dalle nostre parti, parallelamente, c'è un signore che è una sorta di sibillo delle erbe, con tutte le sue conoscenze ataviche, e ha scritto vari libricini, tra cui in uno ho letto che l'alloro veniva, diciamo, tradizionalmente utilizzato come rimedio contro le intossicazioni, gli avvelenamenti, le reazioni allergiche, e io ho incominciato a sperimentarlo su me stesso in caso di punture di vespe e altri animalacci, e di solito appena incomincio a masticare un paio di foglie di alloro tenendole sotto la lingua, ho subito un miglioramento. Si allevia del 75% qualunque reazione mi stava avvenendo fino al momento prima. Questo succede sia con le punture degli insetti, ma anche con quei momenti in cui mi si incomincia un po' a chiudere la gola, magari mentre sto, che ne so, pulendo i semi di un peperoncino particolarmente forte, che incomincia a farmi questa reazione. Foglia di alloro e subito migliora. Addirittura recentemente, soltanto, diciamo, tamponando il naso, le narici con la foglia, insomma, ha prodotto un risultato notevole. Quindi niente, è una, secondo me, è un elemento fondamentale. Cioè io l'alloro me lo porterei dietro, oltre che per la biomassa e per tutte le nozioni che avete detto voi, anche per questa di quasi antidoto. E riportava in questo libricino questo signore che erano stati fatti esperimenti, purtroppo, su animali di laboratorio a cui però avevano somministrato appunto dosi letali di veleni e subito dopo concentrati molto alti dei principi attivi dell'alloro, e si registrava un tasso di mortalità pari a zero. Quindi vuol dire che, insomma, che è da studiare questo aspetto. E quindi niente, ecco. Da tenere in considerazione, senza ovviamente poter basarsi solo su quello. Cioè, un amico che è allergico alle api, se lo puzzi, cioè se lo pinzano le api, non gli direi mai basati solo sull'alloro, ovviamente. Però ecco, buono a sapersi. A me ha fatto la differenza diverse volte. Grazie Ale, vedi? Vedi? Ma guarda, io ho notato proprio da quant'è che mi sono appassionata e ho iniziato a studiare le erbe, che più l'erba è grande, quindi andiamo verso l'arbusto, verso l'albero, più effettivamente ci sono anche tantissimi utilizzi diversi, oltre che leggende, perché comunque sono piante che forse erano più visibili e quindi più utilizzate anche nei mondi più antichi, quindi più studiate, messe alla prova proprio sul campo. Questo è quello che mi viene da pensare. La mia sensazione è questa, insomma, le erbe spontanee sono state riportate ad oggi e ad oggi sono studiate ancora per i principi attivi. Però le arbustive sono effettivamente delle piante molto più ricche di nozioni che arrivano a noi. Allora, andiamo all'ultima? Vai, buttati. Allora, abbiamo deciso di metterci anche l'edera più classica, foglia di cuoricino, quindi edera helix, una spontanea e anche invadente pianta, perché si arrampica sulle altre, non per il suo utilizzo in cucina, perché non ne ha assolutamente, ma per due motivi.
Il primo è perché secondo me è un simbolo veramente molto importante di resistenza, di struttura, di carattere e di resilienza, perché appunto lei si serve di altre piante per poter vivere, si arrampica. E in più i suoi frutti, lei fiorisce dopo 10 anni, quindi un'altra di quelle piante che ci mettono un po' a decidere se darsi o non darsi. Fiorisce dopo 10 anni e i suoi frutti, i suoi frutti praticamente sono utilissimi ai nostri animali del regno degli uccelli, quindi la fauna selvatica, ma anche gli animaletti, perché appunto fruttificano in inverno pieno, quindi autunno-inverno, quindi sono una fonte di sostentamento in quel periodo in cui spesso non c'è nient'altro, e proprio perché crescono aggrappate ad altri alberi sono anche spesso lontane dalla neve, quindi ricordiamoci anche che anche se avessi delle erbe e quant'altro, ma con la neve non riuscirebbero a mangiarle, quindi ritorna l'edera, molto importante. La stessa cosa vale con i fiori, perché l'edera è una delle ultime fioriture in novembre, a volte anche dicembre inoltrato, quindi anche per quelle che possono essere le api o comunque gli insetti che si nutrano di nettare è piuttosto importante. Sì, sì, quindi ecco come la natura ha equilibrato e creato il tutto pur di rendere un qualcosa di perfetto, ok? E quello dell'edera è un utilizzo invece esterno, quindi per uso cutaneo. Infatti io l'ho utilizzata, la utilizzo, per il suo principio attivo, che invece in botanica è molto apprezzato come astringente anche anticellulite. Quindi sono molte le creme preparate a base di edera proprio per questo motivo. Quindi so che chi pratica o è aspirante agricoltrice non avrà mai di questi problemi, però si dice che no, mi hanno assicurato che è iscritto al corso con l'estate, non ce l'ha la cellulite, ma per tutto il resto del mondo si può utilizzare si può utilizzare questo oleolito, quindi un'altra cosa fatta in casa. Dopo la doccia magari ce la mettiamo tutti, una crema, e quindi ci fa bene perché la raccogliamo dalla natura. Si raccolgono soltanto le foglioline giovani e che sono nella parte a terra, quindi le foglioline che mettono radici a terra, non si prendono le foglioline che vanno ad arrampicarsi, ok? Perché contengono più principi attivi. E si mette a fare l'oleolito di queste foglioline giovani ed ovviamente con tutte le procedure degli oleoliti, che come diciamo prima non mi addentro perché sono veramente tantissime. Io personalmente, essendo questo periodo, il periodo in cui ci si mettono più creme e come diciamo prima delle vacche del biancospino, l'edera abbonda, l'ho fatto anche per divertirsi, per fare un preparato in casa in questo periodo. Ed è un ottimo vaso costrittivo. Prendo la sua paginetta che vi dico anche un pochino più cose. Ok, insegna a trovare sicurezza, sostegni sicuri per la vita, su cui erigere la nostra personalità. È un ponte che stabilisce orizzonti e innalza verso l'alto senza perdere il contatto con la terra. Ci sostiene, ma al tempo stesso ci fa ritrovare, quindi non ci fa perdere le nostre radici. Appunto, solo uso esterno, è anche essa antinfiammatoria, è usata in cosmetologia per il potente effetto anticellulite, che è un drenante. E l'oleolito si può usare anche in una parte interessata da dolore, soprattutto per il nervo sciatico o le nevralgie, perché è anche analgesico. È la pianta che rappresenta Dionisio, che è il simbolo dell'amore, ma l'amore passionale, quello che consuma. Infatti l'edera si avviluppa e costringe le altre piante, a volte anche fino alla loro stessa morte. Quindi quell'amore fatto di passione che sfocia spesso nella gelosia, che non si riesce a separare dall'amato e non ci sia proprio una propria identità, ma si fonde e confonde con l'altra persona, quindi non un amore che esalta le caratteristiche altrui. È anche antimicrobico, quindi si può utilizzare l'oleolito per uso esterno, per esempio per le candidosi. Ed allevia anche i gonfiori alle caviglie oppure alle vene varicose.
È una cura per i capelli e per le irritazioni cutanee. Infatti, come dicevo prima, è vasocostrittiva. È anche simbolo della fedeltà in amore, proprio perché si avviluppa su altre piante. Però, secondo me, ha un'accezione molto più di quella passione che ti consuma, che tu non puoi neanche lasciare l'altro libero di esprimersi. Ok? Quindi questo è un po' il significato di Dionisio. Chiara, tu hai altri utilizzi? No, no, dell'edera no. C'è un tipo di edera che è però di tipo ornamentale, che è molto più chiara, che ha le foglioline proprio a forma di cuoricino, che è molto carina, che viene utilizzata per ripulire anche gli ambienti, quindi si usa anche in casa per rendere più ospitali gli ambienti domestici. Allora, dici Franci. La cosa che stavo leggendo qua su questo fantastico testo, perché se non ce l'avete ve lo dovete cercare perché è favoloso, è veramente... Dopo mandaci il titolo. Esatto. Sì, è il dizionario delle erbe officinali, quindi c'è veramente, so, quasi 1000 pagine di tutto. E si consiglia di utilizzare la droga raccolta, la droga si intende chiaramente la piantina, le foglioline giovani raccolte in particolare in primavera, perché raccolgono la maggior parte dei principi attivi che servono, e farci la tintura l'alcolito, quindi diluita al 65% la gradazione alcolica. E se ci sono due alternative, o con la tintura madre fare anche uno sciroppo, altrimenti usare la tintura madre diluita, quindi quelle 10-20 gocce nel mezzo bicchiere d'acqua più volte al giorno secondo la necessità, chiaramente, per le vie respiratorie. Importante, perché dice che scioglie catarro, e quindi è utilizzato anche nella terapia della pertosse, addirittura la chiamata anche tosse convulsa, insomma. Io non mi sono addentrata né in sciroppi né proprio in tinture madri, che nelle erbe officinali, nelle erbe spontanee abbondano, appositamente, ma perché io non l'ho mai fatta, e quindi era inutile che ne parlavo di una cosa che non ho mai fatto, insomma. Qualcuno che si è diletta o meno può essere interessante sapere. No, ti volevo chiedere se invece la volevi ampliare tu questa parte che padroneggi. Non è che la padroneggio, cioè l'ho fatta, faccio quelle 4-5 cose sulle quali credo molto, poi per le altre un po' meno, dipende, pure lì. L'ho personalizzata molto questa cosa, ne ho studiate tante, ma l'ho personalizzata molto, quindi... Vabbè, poi bisogna trovare anche... Non ho capito, scusa. Che bisogna trovare anche quelle che comunque funzionano, no? Per sé, e si trova più appropriate. Che funzionano di più per me, che poi sono il classico armadietto delle medicine essenziali, no? Cioè, chi tiene la lavandina, chi tiene l'aspirina, ecco, io tengo il rosmarino, il timo, la maggiora. Io sì, avanti così. Non tutti. Sì, questa produzione non l'avevo mai affrontata, mo perché l'avete tirata fuori voi, ma non ci avevo mai pensato. Quindi. Vedi? Comunque le foglie, ti dici, in primavera, anche perché prima della fioritura e poi delle bacche ovviamente non manda la linfa in alto, e quindi hanno più proprietà, quindi comunque prima di questo periodo. Sono predisposto? No, vabbè. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a Ciao. Tutti. Grazie di tutto. Grazie a tutti. Buonanotte a voi. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.